Bravo, Whitehead. Questo è lo spiriccio che ci piace. Para papà, para papà, para papà. Buonasera, benvenuti a tutti, benvenuti, ciao Axo, come stai? Hai dormito bene? Ciao, ciao ragazzi, ho fatto cazzata.
Me lo dovresti prestare per il battle spot, lo sai. Non la sapevo nemmeno io questa cosa, ragazzi, eh. Si è presentato così anche a mia insaputa. Sono andato esattamente 10 minuti fa. Sai, no, che ti ho scritto: se facciamo alle 18, dimmelo che vado a comprare. Sono andato, guarda. Va bene, va bene. Soldi ben spesi, devo dire. E poi la magliettina Frederick Store è perfetta. Vedi, cioè, perché sono un pagliaccio pure venduto. Guarda, non ho finito. Ragazzi, benvenuti nel secondo episodio della Soul Link. Non alle 14, ma alle 18. Vabbè, è un po'... Muoio. Va bene, va bene. Detto questo, lasciate mi piace e iscrivetevi ad Axo Archivio. Da Drake, inserisci questa. No, non questa. Da Drake, metti anche quella. Ragazzi, per recuperare il VOD completo... La rifaccio. Per recuperare il VOD completo della stream... No, fermo, canale... fermo. Sapevi che... Sapevi che puoi recuperare il VOD integrale della stream su Francesco Pardini Live su YouTube? Perfetto, posto, andate a fanculo. Allora, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti. Benvenuti, oggi ci riproviamo. Ragazzi, se non è content creator questo, cioè non so veramente cos'altro sia, che fortunati che siete, che timeline allucinante. Devo risistemare nuovamente su StreamYard il colore della chat, ma rimane ladra, se no la grafica non si vede niente. Vabbè, lo faccio. Sì, aspetta che intanto faccio una storia anch'io per dire lo che faccio siamo al volo, live. Vai tranquillo, secondo me con quella roba lì siamo, cioè, sei veramente carico. Senti, che vogliamo fare? Vogliamo cambiare gli starter o si va così? Cioè, Te avevi preso lo scorso? L'unica cosa, Pardo, noto che, guarda il mio schermo, non è centrato, il mio 3DS. Ah, è vero. Ora sistemo tutto. Abbiamo preso Fennekin. Ok. Sistemo tutto perché non ho avuto tempo. Sono svegliato tardi. Ah, vedi, che coincidenza, anch'io. Pensa a te. Allora, ciao ragazzi, siamo live in questo momento in ritardo di 4 ore sul canale di Francesco Pardini per la Soul Link di Pokémon X e Pokémon Y. Venite. Bene, bene, abbiamo tutto. Ma il recap siamo... canonico, siamo morti, cioè c'è poco... hai finito il recap. Cioè, il recap io se vuoi te lo faccio, ma è molto, molto semplice. Siamo morti e vabbè, posto così. Allora, chat, dovrei averla sistemata. Vediamo un po'. Provate a scrivere. Scrivete Axo, ti vedo bene. Dopo, ok, ora è nera. Perfetto, perfetto. Allora, noi l'altra volta siamo rimasti, o meglio, io l'altra volta sono rimasto decisamente sorpreso da quel cazzo di Vivillon, l'immortacci sua. A questo giro, grazie Mamatix, grazie il decimo. Oggi ragazzi non transigo, bisogna fare il sub goal pieno, cioè proprio 80 secche, veramente. Che ragazzi, attenzione perché Pardini ha detto chiaramente che quelle che mancano per arrivarci le devo mettere io a fine live, quindi aiutateci. Allora io questa cosa non l'ho mai detta, però nel senso, possiamo... sarebbe giusto, devo aprirmi un mutuo nella mia situazione attuale, no, però possiamo provare. Non ti provarci. Preoccupare, dai, su, che non ti ho detto niente. Che no, sei... no, lui non mi ha detto, me le sono dette da solo, è vero, su. Francesco Pardini è stato fin troppo buono, non mi ha detto niente. Non ti ho detto niente, su, possano capitare, non ti preoccupare. A me capitano spesso, però sì, possono allora, capitare. Non è randomizzata, amico mio, per il semplice fatto che comunque su XY il pool... il pool di Pokémon è molto ampio, giusto Axo? Lei che ha appena concluso una retrospettiva. Sì, ci sono almeno tendenzialmente per ogni percorso tra i 6 e i 10 Pokémon diversi catturabili, quindi. Peraltro ecco, per chi si interessasse, e penso in diversi ormai a XY, io ovviamente sto sistemando tutte le cornici, tutte varie, poi si parte. Il buon Axo ha fatto insomma un video analisi di come lo si vede oggi, no? Rispetto a... cioè, sostanzialmente le retrospettive cosa sono? Vedere come invecchiano titoli, se invecchiano bene o se invecchiano male. Posso dirlo brutalmente così, grazie Human Bee con 4 anni. Sì, se vogliamo sì, però in realtà sono più uno sguardo al momento in cui sono usciti, cioè tengo molto più conto del contesto dell'epoca e non troppo di quello attuale, cioè sì, guardo l'eredità del gioco,
e nell'evoluzione del franchise da quel momento a oggi, però diciamo che sono sempre inseriti in quel momento. Mi piace, poi soprattutto per XY, che io lo ricordo molto bene, e immagino anche te, il 2013, l'epoca di uscita. Ma io non preferisco far rivivere a chi magari non c'era. Mi sto rendendo conto che io non mi ricordo più un autentico cazzo di tutti i giochi Pokémon che non siano rosso, blu, oro e argento, di fatto. Rubino e zaffiro, so. Veramente, non mi ricordo più niente, ma te lo dico anche perché questi giorni... lo sai cosa faccio lunedì? Lunedì sera? No. Guarda, questo poi si parte. Lunedì sera, sul canale di Moccia, gli porto il GameCube, Colosseum giapponese, il bonus disc di Colosseum giapponese, 3DS, letteralmente un Emerald giapponese, un Emerald PAL, uno Zaffiro italiano, un Earth Gold italiano, un Bianco e Nero, un Diamante Perla e la Switch. Portiamo Celebi con 7 passaggi generazionali su Pokémon Home. Va bene? Io questi giorni sto facendo... su Pokémon su Switch. Io questi giorni sto facendo tutte le prove. Non mi ricordo più dov'era il PAL Park. Sono dovuto andare a vedere dov'è il PAL Park su Air Gold, dov'è il PAL Park su... dov'era il Poké Trasferitore. Cioè, non mi ricordo più niente. Però viene una figata allucinante, ragazzi. Quindi lunedì sera... bellissimo. Lunedì sera... Seguire. Comunque, cioè, secondo me non te li ricordi semplicemente perché, siccome tu giochi tendenzialmente, penso, il 99% del tuo tempo che spendi su Pokémon lo spendi competitivo, che è sempre sulla generazione corrente ed è sempre dentro una sala d'attesa d'albergo dove incontri tutti gli altri giocatori del mondo. Mi sembra normale che non ti ricordi dove si trova il parco amici di giochi usciti 12 anni fa. È così. Vogliamo partire? Eh beh, sì, certo, io sono qui. E allora, giù la musica, andiamo, risentiamo. La roba importante, secondo me, cioè, per cui abbiamo perso, è che dobbiamo necessariamente allenare i vari Pokémon fino al 12. E non so quanto ci metteremo, perché non è così veloce. Andiamo. Io il tuo schermo non lo posso vedere, vero? La live. Ok. Oh, ma mi lagga ancora. Pensavo di aver sistemato tutto. Vabbè, un pochino lagga proprio. Secondo te Fede si offende che... cioè, non l'ho fatto apposta, ma se la prende per la maglietta Federic Store. Ma che... sponsor del team Acqua, ragazzi. Federicstore.it. Ma figurati. Sarà lì che pensa alla lanza, che ne sai. Allora, come fai a saperlo? Io so tutto, non ti preoccupare. Platano, non mi fa scherzi, eh? Il Platano. Vedi, la mia memoria del cazzo. Allora, mi si sono già scaricate le batterie. Io ripiglio la figliola, va bene? Ok, sì, te ritonxa, io ero normal. Sì, però ricambio, perché è un'altra run, quindi... ah, va bene, quindi devo cambiare anch'io. Tipo, a questo giro mi faccio Moretta Castana, via. Ah, simpatico. Io allora mi faccio scuro. Sembri C20, con il pallino. mi stava solo distruggendo il naso, eccomi. E sono A. Come cazzo mi chiamo, B&B? Punto. Ce l'ho. Io sono... sì? Bea. Bea? Sì, devi sapere che Beo è uno dei nostri... ah, Stefano Beo, certo. Esatto. E quindi Bea... quando ci vedrà... Io anche ho scelto il nome della lore, sono Adriano Galliani. Grande! Bea, giusto? Giusto. Buon. Dai, per partire. Io sono qui, giovane. Bello Galliani che parte per il suo viaggio nella regione di Kalos. Allora, io a questo giro, te avevi preso Fennekin e io Froakie. Sì. Se vuoi, pigliati Froakie. No, vabbè. Cioè, pigliati Fennekin. No, che no, mamma... nemmeno pagato. Ripiglio Froakie, però... è una questione personale ormai. Più che altro bisognerebbe che avessi il culo di trovare Fletchling. Grazie, Zangra! Sì, l'importante è non prendere Chespin. No. Perché con Chespin pigliamo schiaffi da Vivillon. Sì, Chespin è impossibile. Esatto, Dado, sì, si è autoflagellato. Guarda lì.
Che poi in realtà sono anche dei bei, bei giochi, visto che andrò avanti, secondo me. Cioè, la fase intermedia, secondo me, è figa. Un po' confusionaria, se non erro, insomma, la parte un po' del Team Flare, però... Chissà cosa ci tirano fuori sulle cendezza. Il fatto di XY è che sono molto... Come dire... Sono monchi, praticamente, per quanto riguarda la storia. Si vede che hanno una base che era stata... Cioè, sono state poste delle, secondo me, ottime fondamenta. Che poi però si sono perse un pochino per strada. Cioè anche Elysio sarebbe stato secondo me un cattivo interessante, però gli sono riservate veramente poche scene nella storia, un finale molto anticlimatico secondo me, dove succede tutto. Però lo scoprirai, adesso non voglio... Come c'è Giorgione a pomeriggio 5? Ma me lo dici così? Scusami. Ripercorrere a ritroso lo scopriremo subito avanti. Mettere Giorgione a pomeriggio 5. Che cazzo è a dire Giorgione dopo pomeriggio? Scusami, Axel, ma... No, figurati. Sono una bimba di Giorgio Vanni. Ah, per Giorgione si intendeva Giorgio Vanni. Certo, chi se no? Giorgia Meloni, chi? Che ne so, ci sono tanti Giorgio in Italia. Senza dubbio, ma che, come dire, attirino il mio interesse... Dove cazzo sto andando? Ma perché sono andato a casa di questo sconosciuto io? Lì. Magari che attirava il tuo interesse era Giorgio... Giorgio Gaber. No, non credo. Giorgio Gaber. Che ne so. Giorgione è Giorgione lo chef, per esempio, esatto. Ma te hai preso e sei andato su, eh? Vabbè, perché bisogna. Eh beh, sì, non c'è veramente niente da fare nella primissima città. Vicolo Bozzetto. Io devo capire perché mi lagga. Porco due, mi fa incazzare. Perché quando è saltata live ho detto, vabbè, approfitto, mi metto a... smanettare e sistemo quel problema che avevamo avuto nella prima puntata. Sembrava andare... Vabbè, ogni tanto tira la gas, ragazzi. Beh, ma allora che ogni tanto la tiri è normale, purtroppo. Tipo, quando parte una lotta lagga sempre a tutti. Che laghi proprio. Oh, qui bisogna stare attenti, a farsi dare il soprannome giusto. Ah sì, io l'altra volta l'ho preso giusto. Sei tu che ti devi ricordare per bene. Altro. Beh, ovviamente io parlo, cioè ho un soprannome che è scontato. Il Condor. Eh sì, io sono Condor. Io invece, mi faccio fare Beo. Anzi, Bea. Anzi. La lore è questa, sì. Bea. Peraltro poi dà un soprannome di, cioè, una terzina dantesca, ci permette. Sì, qua penso, questo mi pare sia il primo dove hanno allungato sensibilmente gli spazi dedicati ai nomi dei Pokémon e degli allenatori. Quindi avremmo potuto avere Feraligator, no, scritto Feraligator anziché Feraligatr. Feraligatr. Ciao Santo, grazie dei 2 anni, grazie ragazzi. Oggi appuntamento un po' più chillante, si è fatto un periodo tutta la settimana, ragazzi. Vai, Bea. Ok, quindi tipo quando mi chiamano mi faranno Bea. Perfetto. Vuoi che ti chiamiamo Bea? Selezione, esatto, dello starter. Dottore, apprezza questo momento e prima che alzino il prezzo degli abbonamenti nel Regno Unito, decide di regalare 5 abbonamenti. Grazie, dottore. Lei è un grande tesoro. Dottore, 5 abbonamenti in più dal dottore sono 5 in meno da me. Grazie, dottore. Grandissimo, la ringrazio. Che coglione che sei. Allora, quindi, Frocky, ci siamo? Ci siamo? Sì, io Fennekin, via. E quindi Nick vanno, vai, forza ragazzi. Nick, siamo in sul link, quindi Nick che abbiano un senso. Erano Roma e Milan e non ha portato bene, no, io esulerei dal calcio. No, assolutamente. Su. ci diano Juan Jesus e Acerbi, non penso. non mi sembra. Sveglia spenta. Secondo me ci stanno, Bello sveglia spenta. Secondo me ci stanno. Va? Sveglia. Sì. Tra l'altro, ne approfitto, visto che siamo con la fortuna. Io metto sveglia. Poter... Ah, io sono spenta. Perfetto. Siccome abbiamo la fortuna di parlare a diverse persone che quindi fanno un campione statistico e queste persone le abbiamo a portata di voce, a portata di interpello. A portata di voce. Beh, mi è venuto un dubbio stamane e quindi magari nel campione di persone qualcuno sa risolvere. Stamane. Ma quando l'iPhones
di, tra parentesi, di merda, è impostato nella modalità non disturbare. Ti taglia anche la sveglia? È una cosa io che non ho mai capito. Perché io ho la modalità, tra virgolette, lavoro, che lo, non mettetevi a ridere, si attiva alle 9 del mattino. Quindi quando sono andato a dormire da un paio d'ore. Non vorrei che mi avesse spento quello, la sveglia, me lo sono chiesto. Poi magari l'ho spenta perché ero rincoglionito, tipo fatto... Ce lo sapevi che se vai in queste loggette ci sono dei punti panoramici? Sì. Lo sapevi? Sì, ma non l'abbiamo visto l'altra volta. Sì, infatti era l'ironia era lì. Vedi, non l'ho colta. A volte è complicata. Ma mettitela anche te la parrucca o qualcosa di te. Blahunz, io non sono uno che lui sa spengere le sveglie. Ma è la Chad vita dello streamer organizzato contro lo youtuber. La creatività non va a comando, ragazzi. Devo stare fino alle 7 di mattina se sono creativo. No. Per fare un video ogni 2 anni, capito? Cioè mi serve quella creatività delle 7 di mattina. Natura, meno attacco speciale, mi voglio tagliare un testicolo. Io sono più difesa, cioè più difesa speciale, meno difesa. Vabbè, il mio mi cala l'attacco speciale. Tocca fallo fisico, sto stronzo. Vabbè. Il problema è che inizio game sei solo speciale. Porca merda. No, hai ragione, bisogna andare indietro, vabbè. No, ma che resetta. Abbonati, vigilante! Scusami, ragazzi. È una call to action. Allora... Secondo che mi sto strozzando. Bea. Non fa morire, mi chiamano. Bea. È bellissimo, esatto. Acqualame qui, ancora fisica. Sì, meno male. Grazie. Però, quando arriverò acqualame... Allora, Shanan King. Il grande re degli Shanani. Il testicolo te lo posso comprare, guarda. Ma voglio, chef. Tutto in vendita. Allora, piccolo reminder. C'è il negozio. Compra già adesso delle Pokéball. Che se non sia mai missiamo anche solo una cattura, siamo fottuti. Sì. No, questo è il centro Pokémon. Ti dico soltanto che di bolla sono 3 hit che io ho su questo troiaio. Che è super efficace, teoricamente. Ottimo. Infatti, ho rollato bene. Ho fatto un PS in più, che però un PS a livello 5 è tipo 20% in più. Sono ansioso di vedere quanto sarà su Vivillon. Anche se ti dico, secondo me non ci arriviamo oggi. A meno che tu non voglia andare avanti a oltranza. Ciao, clono! Sì, ci si arriva. Ma per me possiamo andare avanti a oltranza, però ci vuole un pezzo. Perché mi prude la schiena? Cazzo! Boh. Poi c'è la felpina di Dragon Ball di Pumpling, la dovrei lavare. Dopo un paio d'anni, veramente. Allora, anche la maglietta sotto è di Pumpling. Sei un Pumpling vivente. Ma io non ho più niente di non Pumpling. Dove sono le ball, scusami? Qui nei negozi alati, no, le vero? Ball per ora. Allora, ci sono alati i negozi, però il mio c'aveva solo le pozioni. Forse non le ho ancora sbloccate. No, niente, si va dopo. Si torna a casa l'esti. Sì, come dicono in chat, per me se vogliamo fare le 7 del mattino non è un problema. È un problema qualora di mezzo io debba dormire. Io invece mi sento più produttivo la mattina. Allora, quelle 2 volte all'anno che le vivo, anch'io sono produttivo di mattina. Il momento peggiore è il pomeriggio. Il pomeriggio sono inutile. No, però io... la notte vado a macchina. Cioè, la notte sono capace di fare anche le 9 senza rendermene conto, easy. Poi il giorno dopo non esiste. Cioè, mi sveglio che il sole non so dove cazzo sia, dico, ok. Secondo me dovresti dare una regolata un po' ai tuoi orari, eh? Però... Sì, ma me l'hanno sempre detto, anche psichiatra, psicologo, mi hanno detto se c'è la depressione per questo. Io ero tipo, ma no, dai, amici. Ma figurati. Non succede niente. Ragazzi, era alle 2 là sul link, ma non avevo specificato il fuso orario. Capito? Fuso orario di Tokyo. Fuso orario di Singapore, capito? Quindi, di fatto, siamo assolutamente, no? In orario. Ok, io vado a prendere le palle. Sì, e io mi sono perso. Cioè, l'ho giocato letteralmente l'altro giorno, ma quando giochi col cervello spento, come ho fatto in questo momento...
sarei capace di dimenticarmi il nome di mia mamma. I nostri uomini non stanno bene. No, allora. Ah, qui ti curano. Che cazzo. Che bello avere. Che bello avere i. I negozi esplorabili. Comunque è incredibile quanto sono intrinsecamente razzisti i giapponesi. Cioè, in XY hanno introdotto per la prima volta la gradazione del colore di pelle del protagonista. E questo è il più scuro. Che vabbè. È siciliano. Ragazzi, nel senso, potete impegnarvi di più. Vero, è vero, io nel dubbio comunque mi dissocio. Allora, da cosa? Dai siciliani? Ma perché? No, no, mi dissocio assolutamente. Quindi ti devo aspettare per fare la cattura. Te sei da Mammad. Sì, sto arrivando, ci metto un secondo. Sì, è da Drake, ragazzi. Salutiamo da Drake. Credo che da Drake in realtà sia un bel mozzarellone. Te ne rendi conto? Da Drake secondo me è biondo con gli occhi azzurri. Allora no, che sia biondo non lo sapremo mai, visto che i capelli non ce li ha. Cioè è tipo il gatto di Schrödinger. Chi cazzo lo sa che colore c'ha i capelli da Drake? Infatti è vero. È sia biondo, è sia biondo sia calabrese. Andiamo, muoviti Axio, voglio catturare sono. I biondi non esistono in Calabria. Prove me wrong. Andiamo. Sono calabrese, ho un buon campione di calabresi e non conosco calabresi biondi. Ci siamo, eh? Grazie Giant Ground, grazie Bimbi in mente, ovviamente non vi posso ringraziare tutti mentre si gioca gli abbonamenti, eccetera. Vi ricordo che tutti gli abbonamenti che voi non mettete, la differenza ce la mette altro, quindi è a posto. Per ora siamo a 12. Guarda, 12. Giant Ground, okay, che ha lasciato il follow e poi il Prime. Ce ne fosse. Quindi, se fossero tutti come Giant Ground, sarei lì lì testa a testa con Blur, capito? Siamo a un settecentello di euro da mettere. E la bene, madonna via. Per 68 abbonamenti, che sono mai? E quanto costano 68? Ah no, 68 scherzo, per 4, dai, su, sono 300. Scusa, non lo so, 300 pardon, euro. Non lo so. Poi c'è i pack, cioè. Vabbè, facile. Paga Federic con tutta la rendita indiretta e passiva che ti fanno i video di retrospettiva, cioè, voglio dire. Io lo dicevo l'altro giorno, io in rapporto alle visualizzazioni medie che fanno i miei video. Ci siamo? Erbetta? Io sono qua. Vai. Per la scarsa quantità che ne pubblico, penso di avere il record mondiale come youtuber più povero del mondo. Ed è fantastico. Ciao Daniela! Ciao Daniela. Ma come me l'hai conciato? Io ho fatto tutto da solo. Cioè. Ti ricordo che dobbiamo fuggire da questa perché è la prima cattura. Come si dice? Preimpostata, quindi PG lo ammazzo. Sì, ah, bravo, uccidiamolo perché è esperienza gratuita. Pozo. Grazie Danielas. Grazie Dani, mi hai risparmiato altri 4 euro. Anche questa cosa l'hai detta te, io. Ci siamo? Sì, vai. Attenzione. Cosa sarebbe figo se tu lasciassi in ogni live un counter con una barra con le sub che Axo deve ancora donare. Madonna di Dio. Non guardare il mio schermo. Dai, cazzo, che culo. Che cazzo ci faccio con Scatterbug? Dai. Sto stronzo, mi tocca prenderlo per forza. Mi faceva stracomodo a me il Fletchling. Quindi praticamente te... Ma perché non abbiamo le Pokéball? Io l'ho preso, amico mio. Grazie, io Fred. Sono andato al negozio e non ce le avevano. Era dovrà lato. Dare Serena. Era dall'altro lato. No, scusami. Era dall'altro lato. Vabbè, aspetta. Si attivano le clausole delle Nuzlocke. Sì, vai, ripiglialo. Sì. Grazie, Fred. Grazie ragazzi. Diverse di queste clausole le ho scritte io e faremo finta che siano originali, vere. Sì, ma poi voglio dire, cioè, la serie è nostra. No, ma poi sarò anche onesto
e rerollerò. Quindi se fino non a quando non trovi fletching. Esatto. No, no, fino a che, cioè, il primo che becco lo prendo. Allora, io approfitto di questo attimo per livellare un pelo sto sì, me. Vai. Ah, il soprannome, intanto anticipiamoci, di Fletchling e Scatterbug, chat, prego. Non ci posso credere, andavo davvero da sto lato. Te l'ho detto. C'è un pro player Pokémon. Non penso. Beh, fattualmente sì. Siva e Alert. Sono tutti a tema dormienti. Vabbè, oggi ci sta, te la devi prendere tutta, bro. No, certo. Ciao, certo. Taitar, grazie. Ma poi... Su! Va bene lo stesso. Ti sei anche pitturato il volto, lo vedo ora. Cioè, proprio hai fatto... Sì, certo, ho comprato il trucco di Halloween. Poi il mio acquisto preferito, che penso che utilizzerò a vita, è questa. Cioè, questa quanto è bella. Ma lo devo prendere anche un cosplay da pagliaccio. Ecco. Allora lo chiamo Siva e te Letto, va bene? Va bene, sì. Sì. Peraltro ho trovato Pidgey, non so se hai visto, Ma non devi prendere Pidgey, devi prendere Fletchling. No, ho detto che lo rerollo, visto che sono stato disonesto. Ah, quindi... Bari, va bene. No, perché, allora, se natura fosse stato allegra, Scatterbug, quindi... avrei ripreso... Oddio, forse lui sarà fisico, sono una sega. No, è speciale, credo. Beh, sto trovando tutti gli speciali, madonna di Dio! Credo proprio che sia speciale. Penso che bestemmerò oggi. Io non godo molto meditativo, ti dico la verità. Oh, bea! Vieni, impariamo insieme a catturare i Pokémon. Ne ho già uno, tesorino. Vabbè, ci accontentiamo, Comunque, Fletchling lo, come dire, troverai da XY in poi sempre, spesso, quantomeno, come elemento nei primi frame di ogni trailer che svolazza sul campo aperto, qualsiasi sia la regione del trailer, sempre Fletchling. È vero. Sempre Fletchling. Anche io mi ricordo il trailer di Spada e Scudo, che aveva un Fletchling come si chiama quella roba che mettono sul tetto che gira. Sì, con sì, il esattamente, vento. Esattamente. La sì, la girandolina per il vento. Sì. Sì, quella roba lì. Allora, natura di Letto! Che il tuo è Siva, il mio è Letto. Audace, più attacco, meno velocità. Vabbè, direi che ci puoi stare. Nel senso. Aumenta l'attacco, sì. Sì. Bene. Non so se andare a curare, ma penso di sì. Ti puoi curare dove prima non trovavi le ball. Sì, quello lo... No, nell'altro edificio. Sono due edifici anche lì sulla destra. Ti curi proprio qui? Sì, sotto il negozio, infatti. Perché sono due negozi. Va bene. Allora, io inizio ad allenare Pidgey, Pardo, perché abbiamo capito che servono... Io invece che l'uccello sa ci fa, fa altre cose io, perché qui... Non ci sono altre catture? A meno che, attenzione, sì, più avanti sì. Ce perché io ti dico la verità, io si va, cioè per me può morire, cioè... Ecco, ma se un Pokémon io lo voglio depositare nel box, devi depositarlo anche te? Sì, dobbiamo avere la stessa... Cioè, le squadre devono essere a coppia. Vabbè, ma tanto 6 catture non ce le abbiamo, Pardo, quindi non ti preoccupare. Per ora io Letto lo posso usare. No, facevo perché... Cioè, finito questa esigenza... Cioè, lo mettevo nel camino, capito? Ci sta Pidgeot, finché è così forte. Cioè, figurati, ci sono Pokémon molto più forti in questo gioco. Sì, Cardinal, ma potesse fare una Palward... Cioè, Pidgeot mi pare che abbia una roba scandalosa tipo 80 di base stat in attacco. Sì, Pidgeot purtroppo avrebbero dovuto buffarlo un po'. Anche perché, cioè, che cazzo, è il Pokémon di blu. Sì, vero. Aiutatemi, chat di pro player, 80-85, non mi ricordo. Voglio levarmi questo dubbio. C'era Mega Pidgeot, ma comunque faceva cacare anche Mega Pidgeot, se vi ricordate. Che diventava speciale, peraltro, se non ricordo male. 80-80, sì, è detto così. Ma nel boschetto si può quindi fare una cattura? Sì, certo. Ogni percorso dove ti compare una e scritta allora diversa andiamo, sopra, giovane. Poi fa la cattura.
si aspetta che gli sto dando perlomeno il livello. Te l'ho detto. Sì. Tocca avere pazienza oggi. Padre, no, vabbè, sennò vabbè, ma tanto ci nuovo. Si fa le chiacchiere, ci cicilla. Ci sta. L'unica cosa che devi controllare di Scatterbug, secondo me, è che magari impara raffica quando evolve in Vivillon. Ma comunque non mi è senza attacco speciale, capito? Vero, però cioè, piuttosto che avere carne da macello che non fa niente, hai carne da macello che fa raffica. Sì, 5-6 HP sono oro, comunque. Ciao carina, tutto bene. Se scrivi in caps lock ti cancella il messaggio, per quello ti dico... No, oggi ritmi da addormentarsi, dice Azarius. No, basta, Paolo. Ah, io non ho sonno. Ragazzi, è mattina per Axo, cioè. Tra l'altro, tu non conosci la cosa più iconica e brutta dello svegliarsi a orari scabrosi. Che pranzi, cioè, facendo colazione. Per fare finta di avere comunque una parvenza di vita normale. Certo. Io comunque se mi sveglio alle 2 pranzo, non è che faccio colazione. Certo. Sai certo. Quante volte mi è capitato, per fai esempio, colazione magari... con la parmigiana. Bravo, carbonara. Ti svegli e ti dico no, por favor, no. Sì. Vabbè. Ci sta. Allora, io sono nel boschetto. Daniela non c'era oggi, Daniela è tornata a Roma ieri, per questo oggi ho fatto schifo. Infatti io oggi quando non ti svegliavi ho subito scritto a Daniela, le ho detto... ma io mi sono svegliato perché mi ha telefonato Daniela. Vedi, ho fatto pizza e birra che tanto... E ho fatto un patto con Daniela, le ho detto, dura un po' di venerdì, cerca di essere a casa. Dimmi quando ci sei che... Grazie Beliaton. Grazie ragazzi. Caterpie. Butterfree però mi piaceva tanto. Butterfree mi piaceva veramente tanto. Butterfree è simpatico con... Non mi ricordo che livello impari sonnifero, ma se lo becchi in settocchi sonnifero al è... 16. Cioè, capito, è simpatico comunque. No, ma ti sto aspettando per la cattura. Intanto livello... facendo l'allenatore all'entrata del bosco. Guarda, a te piacciono i primi 151. Ma vabbè, al di là del lato anagrafico... Fletch, ma perché è uno zigzagone al 5 questo? Sì, ma ce la fai easy, dai. Io intanto sto continuando a fare le bolle. Allora, in prima gen il Pokémon più rotto di tutti, ma proprio sbagliato, il leggendario del gioco, ragazzi, era Slowbro. Se vi ricordate. Slowbro? Vabbè, perché era forte il tipo psico. No, era forte il tipo psico, ma soprattutto aveva amnesia. Ah, che boostava anche ti boostavi. Lo spazio. Di fatto certo. Facevi sia congiura che amnesia. Amnesia, certo. In una gen dove te tiravi surf e psichico con una difesa certo. Fuori di testa. No, non c'era cazzi. Poi vabbè, in prima gen il crit andava con la velocità, ragazzi, non lasciamo perdere, però. Ok. Senta nel boschetto. Fax si può fare RNG da Desmium. Io non ci sono riuscito. Poi magari si può fare. Bosco, vai Bosco. Aspetta, no, mi devo curare. Pardo, sto. E allora io continuo a bollare tutti. Faccio le bolle su tutti. Faccio le efforts values. Ah, io devo anche mettere stile di lotta fisso. Non ho ancora messo un cazzo. Ah, è vero, neanche io. Bravo. Opzioni, velocità testo, veloce. Pokémon in lotta, non sostituire. Ti cura Shauna volendo nel bosco, dice Trinky. Allora bravo Trinky, sei tutto te, vantatene, va bene? T'ha chiesto qualcosa qualcuno? Non mi pare, che cazzo. Mamma mia, ti devo anche fare moderatore ora? Ah, già lo sei. Ma secondo te, Pardo, dimmi. Da lottatore di Pokémon, perché l'impostazione default nella storia mainline è
quella roba che, se ci pensi concettualmente, è assurda, dello stile di lotta scegli, cioè che te sconfiggi un avversario e ti dice: oh, senti, io sto per mandare Pidgey, vuoi cambiare Pokémon? Domanda: l'età media del giocatore Pokémon? E a questo punto non ne sarai più così sicuro che sia tipo 7 anni. Vabbè, no, ma la grande massa è quella là, e quindi per i bambini, amico mio. Dici che è proprio fatto volutamente per abbassare sì, la difficoltà. Sono gli stessi che gioco. Mettono lo sfondo del tastierino i Pikachu, capito? Bosco? In Scarlatto e Violetto hanno tolto la possibilità, sì, sono nel bosco, di scegliere stile di lotta fisso. Scegli? Greve. Ho trovato. Attenzione, cattura. Aspetta, che io ti vedo in ritardo. Non pensavo fossi già nel catturame. Non lo so se si vince, pardon. Cioè, che cazzo faccio io? Una squadra di bai faccio? Lo so io. Io arrivo alla prima capopalestra e gli dico: guarda i miei insetti, guarda le merdole. Dai. Skillishu, Francesco Pardini. Indovina chi perderà di nuovo la Soul Link. Guarda, per me si fa 8 volte sta puntata. Fra un mese siamo ancora nel bosco mille bavevi. Madonna, oh, ti giuro mi ci presento con Beedrill da quella tegame. Se magari ci avesse una natura buona. Modest. Allora io posso il nick esce Modest. Il nick ce l'abbiamo, va bene? Cioè? Ragazzi, posso fare una proposta io? Weedle quando si evolve è un'ape. È un'ape. E le ape cosa hanno? Il pungiglione. Detto anche? Ago. A posto. Vai. Il resto già lo sai. Io suppongo di essere il signor Dere, quindi. Esatto. È il momento. Più difesa, meno velocità. Va bene. Con polvo scudo. Va bene. Più velocità, meno difesa. Va bene. Il mio è buono, direi. Il tuo se è decisa. No, è più velocità, meno difesa. Vabbè, cazzo, perfetto. Puoi fare mixed. Gli puoi dare vampata a metà del gioco. Bello con vampata, baldeali, con allora, Gale Wings. Io metto primo ago e che bisogna che... Cos'è? Ci sarà una serie di fraintendimenti allucinanti durante sto round. No, avevo trovato Pampur. Vaffanculo. E qua Pansiar era oro. Vaffanculo. Allora, devo allenare un po' ago. Un attimino. Simpatia. Poi devo dire che a livelli così bassi, a inizio game, per me che sono abituato come un pusillanime a utilizzare le caramelle, è terrorizzante anche allenare nell'erba alta, perché basta un crit. Sì. Senti, io ti dico una cosa, di questi tempi si butta via nulla. Io con Froki a Pampur gli do una botta. Sì, certo. Tadisci. Ma certo. Ma io sono favorevole. Ma guarda, tanto c'ho... faccio presa. So che su questo canale c'è amicizia con Nintendo, quindi mi trattengo. Due botte e ora un attacco rapido, così. Così. Occhio al capo di 12. Shinik, io arrivo al 77 da Viviglio, forse non hai capito. Allora, ago è salito a livello 3, Buono. Salutamelo. Ci sono allenatori? Sì, però devo arrivarci con ago al 4. Sì, l'importante appunto ovviamente è che non sforiamo il livello 12. Poi abbiamo un'altra cattura prima di Novartopoli, se non ricordo male. Secondo te ce la faccio a colpi di veleno spina? No. Azione. 4 PS. Se avveleno subito, sì.
si deve avvelenare subito, perché sennò d'azione lui col crit ti fa 6 PS. Madonna, gli ho fatto niente. Siamo in spittai, ragazzi. Ah, giustamente mi ricordano, forse te lo ricordavi, che Shana ti cura ogni volta che parli con lei. Okay. Devo provare a farcela da solo, ragazzi. Un PS alla volta. Se soltanto prendessi un cazzo di avvelenamento. Boia come mena Piggy con natura più attacco. Vai in culo, vai. Ho fatto metà vita a Pampur con un'azione. Io ho tirato 4 veleno spine e non sta... Tra l'altro non ricordo, in questa gen azione è stata buffata diventando 5, 50 4. Base power? No, forse 40? Ragazzi, ormai è una sfida. 5 veleno spira, nemmeno un avvelenamento. Ma 50 e 100... Ah, perché c'ha polvo scudo! Azione. Maledetto polvo merda, hai ragione, grande presidente. Devi giocare con la chat, aiuto. È come, vedi, giocarsi questi giochi tutti insieme, è come giocarseli tutti insieme, come se fossimo... Sì, effettivamente... Cioè, riflettici. In cui io... Cosa? Che è come giocarseli tutti insieme... Vabbè, sì, certo. Certo, certo. Vieni. Ma io lo faccio spesso, cioè io la chat mi ricorda praticamente qualunque cosa. Sai, per me questo invece è un tipo di live che faccio una volta a settimana, ma che mi piacerebbe fare di più. No, tu pensa che io gioco nero e bianco mediamente una run a settimana. Cioè, nel senso che lo finisco una volta a settimana. Boia. Ecco, Caterpie, per esempio, lo possiamo avvelenare. Figuriamoci. No, Mega Beedrill lo avvieno. Mega Beedrill, peraltro, ragazzi, era anche... C'era... Mega Beedrill, vi ricordate, era giocato con Psy Spam? Con Tapulele? Perché aveva tipo 12 di difesa, quindi... Ha avuto degli usage, Mega Beedrill. Sì, ma proprio così, diciamo, un team di terza fascia, ma che comunque reggeva a botta. Beh, aveva, se non ricordo male, aveva un attacco una velocità di tutto rispetto. Sì, però la difesa era in decente. Certo, di cartone, sì. Thiago, livello 4. Ha preso più 0 in attacco, più 0 in difesa e più 0 in difesa speciale. Bravissimo! È così che ti voglio. Utile come un culo senza il buco. E andiamo. Grandi EV. Hanno tutti polvo minchia, fatemi capire. Cioè io gli voglio avvelenare e questi hanno la polverina. Vabbè. Non so che EV dia Scatterbug. Fletching è buono perché ti dà velocità. Se arriviamo leggermente evsati, magari si outspeed da Vivillon, anche se non credo, visto che gli hanno dato un terzo stadio. Lui tirerà un veleno spina avvelenato. Sì, giustamente a me, parlo in chat, fanno notare tra l'altro che se qualche cattura non mi salva la situazione, io prendo schiaffi mica da ridere nel momento in cui incontro un Geodude. Ho due uccelli e la volpe di fuoco. Becco Geodude, ho finito. Due uccelli? Sì. Poi. E a volte si nasce così. Potrebbero essere utili, lo sai se ci pensi però, potrebbero essere utili, perché uno lo adibisci a, diciamo, le normali... Alla minizione. Alla minizione. L'altro lo lustri, lo curi, lo trucchi, capito? Cioè, te pensa, se fossimo nati con due uccelli, secondo me, ci sarebbero anche dei particolari accessori, no? Cioè, perché sarebbe quello brutto e cattivo e quello invece proprio da... Non trovi? Ma io voglio usare quello brutto e cattivo, perché intimidisce di più. Però... Se ci pensi, no? Come i testicoli. Va bene. Ma tu lo sai che a me a 14 anni i miei amici regalarono uno scaldapisello di maglia? Si chiamava così, cioè sulla confezione c'era scritto scaldapisello di maglia. No, io lo voglio adesso. Ti lasci, se cerchi scaldapisello dopo su dopo vado internet... su Amazon e vado assolutamente. Lo trovi, sì, lo trovi. Perfetto. Lo trovi. Ma fanno anche le versioni da 13 cm? Quello era veramente, veramente grande. Ci nuotavo dentro. Vabbè, niente. Era lungo 7 centimetri. Dicendo, no, seriamente, questa è una cosa. Questa, ragazzi, è una riflessione seria. Va bene, chat. Questa non è la classica cosa che si dice su Twitch per lisciare il pelo allo squallido che fa tanto views. Va bene, il parcheggio. Cosa fai, culo. Proprio. No, questa è una cosa seria. Riflessione seria. Va bene. Il buon Dio ci ha, infatti, devo dire, ha fatto un buon lavoro, tutto sommato, va bene? Quindi avrà avuto le sue ragioni.
Ma i testicoli, certo, no? poteva farci nascere senza la fame nel mondo, le no, guerre, no, vabbè, però, io ti dico, sì, no, diciamo, io ti... che ha fatto un buon quello, lavoro, quello, va bene. Quello purtroppo, come dire, quello l'abbiamo pensato noi, no? Io dico, come proprio struttura, i testicoli brutti lì a ciondoloni nel mezzo, fra le gambe, ma mettimeli sotto l'ascelle, ne metti uno, ma di che schifo. E uno di, c'hai la buchetta sotto l'ascella. Sì, ma poi ogni volta che fai così ti fai male, cioè che idea, no, del cazzo. No, 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 perché poi nella, con la, l'evoluzione te avresti, cioè si sarebbero evoluti solo coloro che avrebbero avuto delle ascelle più accoglienti, no? Cioè, te avresti avuto le... Poi pensa, fa muro a pallavolo. Vabbè, però, per esempio, il calcio nel coglione avresti potuto prendere. Io chiudo le spalle, serro, te col cazzo che mi tiri. Ma, scusa, sono, è una cosa seria, ragazzi. Perché al no? posto dei lobby è più interessante. No, ora lì, tanto... sì, cos'è? Ducaci cavalli appesi. Ciao. A che servono? Tanto io me li porto lo stesso. Grazie, i cacci cavalli tinker. Appesi ai lobby. Quindi no, sai che mi frega. Sono serio, ragazzi. Sono serio. Perché no? Cioè, secondo me sembrano proprio veramente... A basket sarebbe stato un incubo. Lì sì, effettivamente. Ci sarebbe stato... anche... sarebbero esistiti i parascelle, ragazzi. Anche lì dove sono a basket sono rognosi, nel ti senso posso che se garantire. C'hai le mutande larghe e salti, sono fastidiosini lì. Ti posso garantire. Vabbè, niente. Vabbè, scusate, era una proposta. Io volevo migliorare l'evoluzione umana, non so fermo. Prova a brevettarlo, tanto comunque. E cosa brevetto? Un modello moderna... di essere umano che si alza, cosa faccio? Scusa, tagli ma, se c'è, ma con la tecnologia moderna, se sono capaci di costruire un pene, figurati se non ti sanno spostare le palle sotto le ascelle. Non dai, penso via, proprio, su. Amico mio, però... Te lo immagini? Cioè, ma magari non funzionano, però di spostarle sicuramente ce la fanno. Te lo immagini? Ho preso il primo avvelenamento dopo 76 velenospine su un Pikachu. Ah, qui l'avvelenamento era 6%, però. No, 12. Fuck you, man. Vabbè. A livello medico, sotto le ascelle farebbe troppo caldo. Hanno bisogno di una temperatura inferiore a quella che poi... Perché fra le gambe. Cioè, ti assicuro che quando sto seduto 12 ore al dottore, computer, freschi non sono. Dottore, ti posso garantire. C'hanno la patina di parmigiano reggiano. Cioè, voglio dire. Vabbè, niente, è una proposta. Strano che Pikachu non avesse polvo scudo, vero Kim? Ma come quattro morti? È la scorsa puntata, scorsa run. Ma devo resettare? Sì, sì, resetta. Questa run siamo a zero. Pensavo fosse... Allora, io c'ho letto al 10, dere al 4 e spenta al 9. Adesso continuo a eseguire. Io c'ho sveglia alle 10, cioè sveglia 10, scusa che mi ha appena imparato leccata. Quindi dopo botta e bolla ci abbiamo anche leccata. Chi ha fatto il set di Freud veramente, secondo me, e probabilmente non era un malato, ovviamente. E poi io devo avere almeno Kakuna, te lo dico. Ok, ci sta. Beh, ma sì, certo. Ho trovato Metapod, perfetto. Punticini facili, perché i Metapod selvatici vanno solo rafforzatori. Ma te cosa ne pensi a proposito appunto del set imbarazzante di inizio game di Froakie, dei Pokémon moderni che sono sempre più sgravati e con tech? Cioè, cosa ne pensi del power creep enorme che c'è da qualche anno in Pokémon? Vabbè, in realtà ti dico la verità, cioè è meglio come ora, perché poi comunque tanto sono mosse che andando avanti tu perdi, perché va bene. Però per l'early game, sì, tipo che danno leafage, come si chiama, fogliata. No, dicevo in generale, no, scusami, mi sono espresso male io. Dicevo proprio, mi hai fatto riflettere sul power creep in generale, quindi sul fatto che i nuovi Pokémon, non è che i vecchi non tengano botta con i nuovi, che alcuni sono proprio sgravati, cioè prendi appunto, Urshifu. Ah, sì, tu dici non gli starter. No, ti dico proprio in generale che i Pokémon sono diventati vabbè, molto allora, più forti. Ti dico la verità. Guarda questo stronzo a Praomuta. Una volta l'avveleno. Ti dico la verità, se ci pensi sono sgravati quelli dei DLC, perché appunto quelli dei DLC di Spada e Scudo soprattutto furono ma non solo Urshifu, ma anche Regieleki. Sì, Regieleki, poi vabbè, Calyrex, Shadow. Bravo, i Calyrex. Mentre per esempio con i DLC di Scarlatto e Violetto
hanno fatto dei Pokémon molto forti. Però gli Ogerpon sono forti, ma non sono sbagliati come Urshifu, capito? Non so se mi spiego. Sì, però ci sono altri Pokémon che una volta non avrebbero mai avuto tutto l'armamentario che hanno avuto da subito, tipo appunto, cosa ne so, mi viene in mente l'abilità di Goldengo. Bravo, ti stavo per dire, te ne dico uno, Goldengo. Goldengo ha... Mi trovate un'abilità competitivamente, proprio per fare il VGC migliore di Goldengo? Non penso ci sia. Grazie, no, Innocenzo! E il fatto è che rispetto a come erano una volta, no? Cioè una volta quando davano a un Pokémon una caratteristica sgravata, cioè non sto dicendo né che sia negativo né che sia positivo, ti stavo chiedendo la tua opinione su questa cosa. No raga, scusami, perché, cioè, scusami, il fenomeno, sì. Prankster, allora Moody è una merda competitivamente parlando, Moody è una merda perché è randomicità, prepotenza, forte, certo, ma Good as Gold, ragazzi, non prendi mosse di status, cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Non prendi mosse di status. Cioè il competitivo si sbarra su mosse di status o mosse di status. Questo non prende mosse di status. Ma cosa c'è? Comunque, scusa, dicevi, amico mio? Che una volta i Pokémon che avevano una caratteristica così sgravata ricevevano un major drawback per frenarli, perché sarebbero stati troppo, che ne so, Slaking, no? Che ha delle statistiche molto alte, c'ha quell'abilità che lo rende praticamente una merda, inutile, no? Adesso l'impressione, cioè più che l'impressione, il fenomeno è che questi Pokémon spesso con una o più caratteristiche incredibilmente forti non abbiano più quei major drawback, e quindi però finché non buffano i Pokémon vecchi è un po' sbilanciata, capito? Tipo, penso tutti i vari paradossi, ce ne sono tanti che sono veramente, ma veramente, veramente forti. Cioè, una volta una roba tipo, come si chiama, Misdreavus? Fluttermane, giusto? Fluttermane è buono per le statistiche. Esatto, dico, sarebbe una volta una roba con quelle statistiche lì. Certo, avrebbe avuto il buff di uno Slaking, certo. È vero. Beh, ma chiaro, è interessante come roba. Devi sempre fare il Pokémon più forte via via, perché sennò come faccio a renderlo facilmente più preferibile a quello della versione vecchia, no? Dici che è per questo? È naturale. Perché io mi sono chiesto, cioè, capito, perché io ragiono spesso che se non è rotto, perché aggiustarlo? Secondo me, a livello competitivo almeno, quindi con i Pokémon, con i set a fine gioco, verso la quarta, quinta, barra sesta generazione si è raggiunto un equilibrio, per cui è vero, prima c'era carenza probabilmente di mosse, abilità, era da sistemare. Quarta, quinta, sesta per me già abbiamo raggiunto una sorta di equilibrio, e hanno iniziato poi ad aggiungere sempre, perché dalla, tipo dalla sesta che parte il power creep proprio pesante, pesante, pesante. Secondo te per far usare i Pokémon nuovi? Cioè per renderli volutamente più competitivi degli altri? Io penso di sì. Io penso proprio di sì. È una cosa che è cominciata già anche in XY con le Mega, eh? Sì, certo. Quindi... Però sai, capito, la gimmick, perlomeno è la gimmick. Adesso anche i Pokémon senza la gimmick, cioè senza la Mega, la Z, che a volte sono proprio di loro straforti. No, poi nel caso di Fluttermane, che certo ha 135 in attacco speciale, difesa speciale, velocità, gli hanno dato una difesa di merda, ok? Hanno fatto, come dire, il modello Cartana speciale. Nello specifico c'è da fare un'altra riflessione, ossia che sia stata una serie di concause che fossero però queste statistiche montate su un Pokémon spettro, quindi per sé non fecautabile, mozza cardine del VGC, e folletto, certo, che di fatto va a compensare perfettamente le debolezze di spettro, ok? Va a rendere anche una... uno per la tipologia Poison, quindi aiuta anche il folletto. E nello specifico, ma è esattamente questo che intendo. Folletto, cioè, non hanno... con Moonblast, capito? Sì, sì. Non ce l'hanno la canonica inculata che c'era una volta per i Pokémon così ma forti, guarda, sulla in realtà, carta. Per dire, Dondoso la canonica inculata l'hanno prevista. No? Certo. No, ma è vero, il trend è quello lì. Il trend è indubbiamente quello che dici tu. Perché allora, io, cioè, non dico che... Perché poi se il gioco... Cioè, se il metagame è bilanciato, va bene. Probabilmente l'unico Pokémon che io non comprendo, da persona che segue e non segue, cioè io
per lavoro mi interesso e conosco più o meno, però chiaramente non sono sul pezzo come il giocatore competitivo. Però anche solo da conoscenza base, l'unico Pokémon che mi chiedo come sia possibile che sia stato buffato anziché debuffato e quindi depotenziato recentemente, ma Incineroar, Pardo. Lì è un discorso diverso. Allora, secondo me l'errore che si fa è parlare di buff, debuff, a prescindere dalla categoria di appartenenza del Pokémon. Per categoria di appartenenza mi spiego meglio: che esso sia un attacker, quelli che in singolo ai tempi si chiamavano sweeper, mixed sweeper, tank, sì, va bene? Sì. Quindi finché tu mi buffi Pokémon che hanno dei connotati difensivi, quali Incineroar, fai solo che bene. È un supporter. È però capito che nel momento in cui fai l'83% di usage nei team torneo c'è qualcosa che non va, secondo me. No, in realtà anche questo mi sento di dissentire, grazie Zagas, amico mio, ed anzi è, come dire, una mia crociata personale che cerco di far capire ai più. A te piace, cioè, quindi il fatto che questo come se fosse uno strumento che tutti non utilizzano, solo, non solo ad mi piace, armi pari. Non solo mi piace, ma è utile, perché di fatto è come se tu andassi a mettere uno scoglio in mezzo a un mare magnum di usage che ti permette un punto di appiglio. È una sorta di centro di gravità permanente che comunque almeno ti dà una certezza, ossia la slot fire del mio avversario tendenzialmente è normalmente resistente a folletto, per dire. Cioè, capito? Se mi giochi Entei, magari non hai la prepotenza. Io ti parlo con esempi di questo meta specifico. Raga, lo so che sono all'11, ma io devo uscire da questo cazzo di boschetto. Quindi, quello in realtà, il problema... Ovviamente abbiamo Ago, si sta evolvendo, attenzione. Bene, ottimo. Attenzione. Ora impara anche la Kaizo. E quindi penso che sia assolutamente Incineroar, cioè gli hanno dato parting shot, gli hanno dato monito e ottimo, meno male, capito? A te non piace l'effetto tra virgolette sorpresa con team molto vari tra di loro? No, vada bene, io sono un grande amante di quello. Il problema vero è che lo spettatore vuole vedere sempre Pokémon. La critica che si muove al competitivo è: ma ci sono sempre i soliti Pokémon, giusto? La mia risposta è meno male, ma non meno male perché sono una persona monotona. Io sono uno che ai tornei, se può, porta la roba strana, pensa te. Il problema è che dal momento che adesso i Pokémon sono più di 1000, le abilità sono tantissime, gli oggetti fanno le cose più disparate, e lo abbiamo capito anche ultimamente, cioè, per dire, nelle ultime generazioni, anche mettendo il ciondolo chiaro, mettendo il cover clock, che non l'anonimanto, c'è uno strumento per tutto, c'è uno strumento veramente per tutto. Se tutti i team potessero avere tutto, oppure alle volte si sente: ma perché non fanno il livellamento delle statistiche dei Pokémon più o meno così, che sono più o meno tutti uguali? Per l'amor del cielo, perché poi allora sì, lì che diventa un puttanodromo, non è più competitivo, ma è: round 1 ho trovato uno che aveva un buon matchup, ho vinto. Round 2 ho trovato uno che aveva un buon matchup, ho vinto. Round 3 ho trovato uno che aveva un cattivo matchup e Harry Maguire! Anche perso. Adesso che si gioca a lista aperta, secondo te? Assolutamente. Che togli il fattore di imprevedibilità. Ma al di là della lista aperta, comunque, se c'è un Pokémon contro il quale determinate statistiche non ci faccio niente, ci faccio niente, cioè, capito? Quindi ti dico la verità: lo spettatore si deve appassionare a vedere un metagame che presenta comunque i soliti connotati, affezionandosi magari a quel giocatore, se è quello che lui ricerca, cioè il diverso, che sa trovare la pennellata su 6 Pokémon, il Pokémon, il 5 più 1, capito? Poi io, certo. Noi si parla, ma... Io è questo che mi chiedevo. Tre più settimane che altro. Fa Utrecht ha vinto Articuno Canto. Articuno, certo. Cioè, sì, capito? Sì. Quindi, in realtà... Però... Quello che mi chiedevo io è: nel momento in cui tu giochi solo il classico good stuff, ok? Dove sta secondo te l'impronta personale del giocatore? Nel saperlo, nelle play? Nel saperlo governare bene, nel sapere... Allora, vedi, giocare un team che tutti conoscono,
Ok, sì, non è esattamente questo. Non ti dà garanzia di vittoria, eh? Perché poi... No, certo. Io, no, no. Il primo matchup che preparo è quello contro il team conosciuto. Certo. Capito? Quindi, certo, il giocatore che fa una scelta metagame, ma proprio giocando il Gustafè, fa una scelta forte, perché sì, gioca la roba tecnicamente più forte, ma anche la roba contro la quale la gente è tecnicamente più preparata. Preparata, certo. Che alla fine poi è quello che conta di più. Capito? Cioè, io ho gli europei fa 3 settimane e dovrò fare delle valutazioni, dovrò cercare di capire che team giocare. Quindi, sì, vabbè, ci ho fatto 13-1, ma ero in stato di grazia, ragazzi. E quindi non è tutto oro quello che luccica. Però, per esempio, il team di Articuno, va bene? Il team di Articuno è potuto emergere perché comunque ci sono dei punti fissi nel metagame. Il team, certo, di Articuno ha dei Pokémon come Landorus e Arcanine Isui che pestano Incineroar, che si sa essere lui il Fire di turno, capito? Se avessero trovato, se fosse stato giocabile Kamerupt, faccio per, cioè, ora ho detto una stronzata mega galattica, lo fa cagare. Però i punti fissi attorno ai quali ruotano i ragionamenti sono fondamentali proprio al fine di far emergere magari la pennellata di fantasia, perché se no diventa veramente solo un effetto carta forbice sasso. Ma non lo dico io, lo dicono. No, no, certo, certo. Grazie, Johnny. Quindi il problema è se tu mi baffi qualcosa che offensivamente rompe il gioco. Per esempio, Urshifu, costruito e nato per essere un Pokémon che rimane piccolo, ma che tenga la botta con la Dynamax. Quando mi togli la Dynamax, certo, lui è un dio fra i comuni mortali, capito? T'ho convinto? Insomma. Sì, sì, ma io non ero scettico, chiedevo per curiosità. No, no, poi io, perché, è ovvio, per ognuno c'ha la sua... Per legittimo dubbio che dall'esterno viene, proprio per capire. Poi ognuno chiedevo c'ha per la ignoranza, sua opinione, non per ci mancherebbe. No, no, ma guarda, te lo dico volentieri perché, guarda, è un ragionamento Penso che da esterno sia un dubbio legittimo, no? Ti chiedi, ma è necessario per il metagame che sia sempre così ristretto il manipolo, cioè soprattutto con un pool così ampio di mostri? Assolutamente sì. Uno si interessa a capire perché devono essere così pochi poi quelli giocabili. Intendiamoci, quantifichiamo. Cosa si intende per pool ristretto? 10? 15? No, per me anche 30 Pokémon su quelli che esistono sono pochi. Cioè, ora ne hai una quarantina, capito? Cioè, poi 40, chiaro, già, sì, le prime 3-4 posizioni sai che sono loro. Sai che sono Incineroar, Flutterman e Ogerpon Water. Certo. Ma va bene, ti dico la verità. Anche se raggiungono usage altissime, secondo te? Cioè, appunto, io ti dicevo il caso più eclatante, 83% dei team. Ora cioè, fai contro Incineroar, tipo... non è il primo, eh? Il primo è Ogerpon Water. No, no, questo dato non mi ricordo di quanti. No, erano i metagame passati, con la Dynamax, sì. Paradossalmente. Con la Dynamax. Beh, Parting Shot gli fu dato per quello, no? Credo, per bilanciare... Allora, Incineroar lo sai perché è forte. Perché ha una serie infinita di tech che si stoffa bene tra loro. La stoffa più prelibata, più ricercata per un Pokémon competitivo è la duttilità. Va bene? Incineroar è un Pokémon buio prima che fuoco. Quindi un Pokémon che non ti prende le mosse di burla, che in competitivo vuol dire... Ah, vero, vero. Perché certo, se già tu lo potessi tauntare con Tornadus, lui parte, cioè già non lo farebbe più. Certo. Però è anche fuoco, quindi è un Pokémon buio che non è debole a folletto. Certo. Ha delle ottime statistiche di per sé, i dannetti te li fa, perché certo, il fuoco carica, no, fa male, dice certo la sua. Ha certo prepotenza, ha bruciapelo, con monito, quindi è un bruciapelo ciclabile con un'abilità, come detto, prepotenza, che però anch'essa si lega non a doppio, a triplo filo, sia a bruciapelo sia a monito. Vado avanti. Può avere knock-off, toglie gli oggetti all'avversario, può avere... Ma gli ha messo tutto, gli ha messo U-turn anche, che non ha senso, cioè, che impari U-turn, no, cioè, capito? Così lo puoi giocare anche a Assault Vest.
cioè, capito? E no, dico a livello, cioè, è chiaro che a livello competitivo ha senso, ma è una scelta che secondo me è stata fatta proprio pensando a renderlo forte in quel senso. Lo sai, io mi ricordo che in senior veniva giocato con U-turn e fake out prima ancora che avesse parting shot e prepotenza. E poi uscì la notizia che sarebbe uscito di lì a poco con prepotenza, e noi che lo si giocava con Blades dissi minchia, capito? E allora te lo giocavi con U-turn e prepotenza, poi gli hanno dato parting shot, certo. Quindi però è lunga vita Incineroar, lunga vita Incineroar. Anche perché la strategia intrinseca sta anche nel sapere quando ti sto per fare fake out e te l'aspetti switch, io ti faccio parting shot. Allora però ti dico una cosa. Certo. Perché farli durare più di un meta? Perché non renderli dei one season wonder, questo genere di Pokémon? Cioè, perché tipo io per esempio, credimi, uno dei motivi per cui a un certo punto mi sono disinteressato anni fa è perché mi ero rotto i coglioni di vedere Landorus T. Landorus T mi fa cagare, mi sta sul cazzo, non lo volevo più vedere. Bene. Eppure ero ovunque. Ti piacerebbe questo metagame? Perché in questo meta è Landorus forte e Landorus I. Lo so. Oh, io sono alla città, c'è da fare la cattura. Sì, io ho portato tutti al 10, stavo aspettando che anche te livellassi. Io non ho trovato nessuno nell'Elba, ragazzi, quindi sono... Oppure stavo chiacchierando e l'ho trovato, no... No, io non ho trovato nessuno. Vabbè, non fa niente. No, no, ma non ho trovato nessuno. Ti hai fatto già anche questi allenatori, vero? Sì. Aspetta che li faccio. No, io non ho trovato nessuno. Dobbiamo fare la cattura. Dimmi quando ci sei. Stai facendo allenatore? Sì. E allora... No, non ce l'ho un giocatore competitivo preferito oltre Francesco Pardini, che è l'unico che più o meno ho visto giocare. Ma vai a cagare. No, è vero, non ho mai seguito altri giocatori per il giocatore, ho seguito i tornei al massimo, conosco i nomi dei giocatori, ma non sono mai stato uno che seguiva poi... Vabbè, il prossimo anno tanto cominci, quindi... Sì, certo, ci incontriamo in top 8, l'ho detto. Se ti va bene in top 4, però non lo so se ci arrivi. Ascolta, bella stella. Prossimo anno vediamo, prossimo anno potrei prendermi un anno sabbatico, non lo so. Ah sì? Non lo so. Perché? Perché ogni tanto bisogna rifiatare. Cazzo, fai tipo Jordan, che poi torni e fai il tripit. E ogni tanto bisogna rifiatare. Non lo so, doveva essere quest'anno l'anno sabbatico, pensate. Poi però non ho digerito come, diciamo, mi erano andati. Però è lunga, ragazzi. Oh, questo mi sta facendo un po' troppo male, sto bastardo. Ma per anno sabbatico intendi che non giochi nemmeno in battle spot? No! Intendo che magari non punto ad andare a fare il mondiale. Però, conoscendomi, non lo so, non penso. Anche perché ne parlavo con Casti e... Non giocheremo per sempre, quindi... In che senso? Che vuol dire? Mica c'hai un limite fisico? No, però voglio dire, poi lo sai come va la vita, no? Insomma, uno mette su famiglia, cioè... Non è che può andare a tornei fino a 50 anni. Poi io lo so, andrò fino a 50 anni. Ma che senso di scherzo? Quindi, ma io non mi si era curati al centro Pokémon, ragazzi. Ho curato al centro Pokémon, non mi ha curato PP. Ma le cure in battaglia sono ammesse? No. Ok, è già due volte che uso pozione. Male. Perché sono un coglione. Sto chiacchierando. Sto facendo i macro ragionamenti. Chiedo scusa, ragazzi. Questa non è una run di Federic. Non è il Vietnam. Ci sono delle regole. Hai ragione. Chiedo scusa. No, è perché tranquillo. Sto facendo i ragionazioni dei macro sistemi, ragazzi. Perdonatemi. Si fa sta cattura o no? Sì, sto battendo l'ultimo pischello. Ma giustamente Beo dice, ma vuoi fare un figlio? Certo. Adesso? Non lo so, io non... Chiedevo, mica giudico. Allora, i figlioli si fanno in due, quindi non è che decido io. Ah certo, cioè, ci mancherebbe altro, certo. Quindi... Però decidi anche tu, capito? Io nella mia vita voglio figli, cioè assolutamente, quello ci mancherebbe. Io ne vorrei addirittura due, tre, figurati. Poi, anch'io, idealmente, però io sono giovane. Poi si fa presto a dire, però...
cioè idealmente anch'io, però nella mia testa è che mi dimentico che abbiamo un gap generazionale di mezzo. Io dico, vabbè, sì, figli, amen, quando sono grande. Nella mia testa io ho ancora 16 anni, anche certo, se non ne ho 16, capito? Beh, hai visto come si è chiamato il protagonista? Bea. Allora, mi curo e famo sta cattura, eh? Vai, io sono qui che t'aspietto. Se la natura ha sbagliato, il figlio si rerolla. Sì, sì, assolutamente. Io sono 99, appena ragazzi. Appena impara a parlare, gli chiedo di squadra FIFA. Se mi dice Inter, rerollo subito. Quindi, natura ingenua. No, best, per arrivare. Ci sei? Ok, vai, sì, ci sono. Grande suono. Ci sono, sto erbando. Vai, vai, ok. Attenzione! Ti vedevo ancora fermo io. Biduf. Azzurril. Ma io... La mia sembra una squadra di meme, ragazzi. Io non so... Cioè, veramente proprio... Beh, però Biduf con... come si chiama? Simple. Può essere carino. Ma non ce l'avrà mai nella vita. Ah, dici? E poi può essere carino. Ni, perché ti fanno full bisguardo, vai a meno due, eh. Vero. Cioè, io c'ho la banda del percorso 1, ragazzi. Il mio unico problema è che devo evolverlo, sto coso. Con che l'amicizia, si evolve per felicità. Ciaone. Sì. Io ho 17 Pokéball, ma mentre chiacchieravo, che cazzo ho fatto? Ho comprato tre. Ero un sonnambulo proprio. E soprattutto Pardini, non Pardini. È detto che abbia macroforza. No. Però potresti avere Sepsipper. Ormai. Non è hidden? Non mi ricordo qual è la hidden. Con la hidden. Sì, no, è quella perché c'ha grasso spesso. Ah, grasso spesso. Vabbè, grasso spesso per... È che offensivamente fai il solletico se non hai Power. Allora, Biduf. Soprannomi per Biduf e Azzurril, ragazzi. Prego. Ma ragazzi, veloci. Andiamo, soprannomi, dimmi. Su, su, su. No, scherzo, ma vabbè, dai. Figliolo Inter. No, vuoi Tonks. No, Frederick Store, Billy. Usato mille volte però, no. Frederick Store, ragazzi, vabbè, più originali. Assault Vest. Assault Vest. Marcus Thuram. No, abbiamo detto niente calcio, dai, porta male. Bello Axo Russa. Axo Russa. Che è Axo Russa. È perfetto, però poi è sempre legato. Beh, oggi il topic è quello, va bene. Sì. Posso... Quindi io sono Russa, Axo? Va bene? Ah, io sono Axo. Beh sì, fattualmente. Ciao a tutti allenatori. Io sono Axo. Ah, guardiamo, natura e abilità. Modesto, grasso, spesso. Imprudenza. E che sarebbe unaware. Però sì, ho una buona abilità, audace. Allora, in realtà lui con unaware è buono, eh. Modesto, grasso, spesso e ci abbracciamo, ragazzi. Vole! Meno attacco, grasso, spesso, più difesa. Ma in realtà è buono, ottimo. Lo fai con per farlo speciale, sì, per farlo speciale può andare. Pensa se ti davano sicura ma senza macroforza. Cioè, sicura con macroforza, era peggio. Sì. Però sì, la sì, cambia sì, con l'Evo, no? No, mi dire, Jacopo. Non mi ricordo cosa diventa Bibarel. Io ragazzi, devo fare Beedrill. Ma io ce li ho tutti al 10, tranne Fennekin all'11. Come cazzo hai fatto? Vabbè, io ho perso tanto tempo con Weedle. Io ci avevo PG e Fletching, sono un po' più veloci da allenare. Io ce n'ho una all'11, una all'8 e quell'altra è a 3 inloccato. E devo andare a allenare. E dicono che abbiamo anche una cattura a destra di Novartopoli. Non ricordo se ciò corrisponda al vero, ma vado a controllare. Ci sono anch'io, sono andato subito di là. Muro anche qui. Via de Tour. Confermo, c'è la cattura. E allora, prima mio... però
c'è un'allenatrice da battere. Sì, sarà un'allenatrice livello 79. Te lo dico subito. Bravo, bravo. Infatti sono qui che sto guardando te, per fammi la cavia. Simonetta Giovane Speranza manda in campo Psyduck. Livello 46. 88. Come il Pikachu di Rosso. No, è al 6, fattibile. Va bene, e allora vieni. Vieni, Simonetta. Signori, siamo a 20 di 80 abbonamenti giornalieri. Ragazzi, al momento Axo ne deve uscire 60. Quindi, ragazzi, ci sono tanti fremono. Non abbonati, tanti prime da tirare fuori. Su, godo. Sto prendendo veleno spina sempre. Sempre. Su Psyduck mi ha fatto doccia scudo. Dietro a Litleo. Che palle. Male, male Litleo, male, male, male. No, le host sono bellissime, meditativo, non ti piacciono? Io minchia. A me un botte, sono tra le mie preferite quelle della sesta generazione. Vai di azione. Axo. Iniziamo. No, no, dai, ora scherzi a parte, no, eh. Che siano di buon auspicio per gli altri, già ragazzi. Già mi dedichi il tuo tempo, non ti preoccupare. Quando capita. Quando ti svegli. Nel senso. Che coglione. Dai, dai, fermo, davvero. La mia è una normale call to action. Che dobbiamo fare. Allora, Psyduck va giù. Forse faccio livello 9 con Ago. No, più che altro... Ago livello 9, attenzione, siamo a un livello da Beedrill. Sei a 1896... Più Pardini, sei a 1896 su 1900. Sì, 1900. 4 persone con Amazon Prime. No, lo dico io perché se lo dici te sembra brutto perché dici no, dai ragazzi, per favore abbonatevi. Però io lo posso dire. Cosa che dico sempre. Amazon Prime è gratis. No, no. Vabbè, vabbè, ma allora ragazzi piace abbonarsi a chi ha già 20.000 abbonamenti, capito? Quindi non ci supportano noi piccolini, che poi in realtà piccolini non siamo più. Capito? Ma te piccolino sto gran cazzo, c'hai sì. 1900 abbonamenti. Io, infatti è una roba... Io non so come ringraziare il mio popolo, peraltro c'è... Cioè, parlando di competitivo... Oh, popolo. Vedi, 1900, Tabata, perdonami, grazie ho anche sbagliato. A Spacca, che ha lasciato il follow un attimo fa, peraltro, avevo visto, io vi leggo tutti. Grazie, bimbi. Ecco, devi sapere, a Livorno si dice bimbi, perché la mia nonna, quando aveva 88 anni, all'altra mia nonna, la mia mamma bimba, qui siamo tutti bimbi. Grazie raga, grazie Blahunz, grazie. Portaci a cena, pardone. No, ora ci allarghiamo. E grazie Mr. Cattura. Brown. Sì, cattura. Grazie, no way. Grazie ragazzi, veramente. Farfetch! Attenzione! Oh, hai beccato l'uccello più merdo. Oh! Hai visto chi è il mio? Ti odio con tutto me stesso. Maledetto. Spero che abbia una natura di merda. Madonna. Tanto Lucario è mixed. Che cioè... cazzo, non ce l'ha una natura di merda lui. No. Che cioè, culo. Giusto, tipo più difesa, meno velocità, che è un po' culo. Una merda. Vabbè, allora io lo devo catturare questo, però. Lo devo assolutamente catturare. Grazie, Jack! Cosa ha fatto? Attacco da. Vedi, questo c'ha la mossa. Bolla mia memoria. Sì, esatto, il problema è che siamo solo linkati e Farfetch Lucario non è proprio una bella coppia in mid game. No, io Farfetch lo porto alla Lega, non ti preoccupare. Ah, va bene, ho capito. A parte che anche questo si evolve per amicizia, vaffanculo, tra merda, parentesi. Merda, merdissima. Ok, ha fatto due colpi. A me, ragazzi, questo Farfetch livello 7 serve come il pane. Merda. E il problema è che se... Cioè, mi ha calato la difesa con Fulmisguardo. Se fa furia... Fuori. Non ce l'hai. Perché non switchi? Perché mi muoiono quell'altri. Porca troia. Cioè, posso buttare Kakuna, ma Kakuna mi sbricio la bimbi, Beh, Kakuna ha una buona difesa finché non te la abbassano. È l'unica statistica che ha. Ho fatto tanto, se me lo sega a livello 9. Veglia all'11, però
oddio, quanto o butto via Siva o Russa, però e ti ammazzo. No, 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 butta, ma butta dentro Kakuna, non te lo killa in un colpo. Scusami, lui c'ha la difesa calata adesso, Froki, no? Se mi muore Ago, io non ti muore. No, non ti muore, fidati. A meno che non critti, non ti muore. Ecco, l'ha detto. L'ha detto, ragazzi. Chi è? Turbo Sabbia, via. Cazzo, sei un Farfetch, non un Regirock. Andiamo. Io sto premendo. Preso. God. Allora, Nick. E abbiamo anche l'evoluzione, ragazzi. Beh, lui è un fully evolved. Adesso è fortissimo contro la capopalestra. E mi è salito anche al 12. Ottimo. Prego. No, cecina e farinata nemmeno se... Allora. E abbiamo Farfetch e Riolu. Sì. Pigiare Pippoli funziona benissimo. Cioè, un po' da... Quindi... Allora, un porro e... Perché Pidove è cane? Lucario... Porro e perro. Bello porro e perro perché è un cane. Tra l'altro Lucario. Sarebbe Luca Porro. Vabbè. Allora, cioè, perfetto. Eh no, il tuo è porro, il mio è perro. Porro da Damo. No, non penso. Perro e porro è bellino però, eh. Vai via, il mio è perro. Sono contento. Vabbè. Perro e porro? Sì. Ci sta, mi piace, bravi tu, bimbi. Tu sei porro, mi raccomando. Mamma dai. Ma che ne so. Meglio ribadire. Allora, attenzione, Recapone. È il momento. Ago, oh. Si sta evolvendo. Bidrillando si nel Kekin. Sta bidrillando nella Godding. Nel Poison Stinging. Eccolo là. Ora si può arrivare penultimi alla pill. Ha imparato Furia. Guardiamo un po' le start però. Bene, 23 d'attacco. Madonna. È che ci vorrebbe un... Comunque azione l'hanno fatta sgravata in sta gen. Hai dato una mossa da 50 base power stab per praticamente chiunque a inizio game. Ah, Farfetch, non ho visto... Non ho cagato le statistiche di porro. Ah, manco io ho guardato la natura di perro. Più velocità, meno difesa, con sguardo fermo. Che culo. Però c'ho taglio furia, attenzione. Dovrei un po' allenicchiarlo, sai? Ma non ti impara mossa volante sto coso? Deve. Sì, tiralo su di qualche livello, perché senti, sennò la palestra io faccio non la una fai. Cosa, mollo nel box Ma perché devi mollarli nel box? Ci abbiamo 5 Pokémon. Ma il coso è già al 12. Se supero il level cap basta che non è vero lo che ora campo. Ho Beedrill per fare a schiaffi. Sono un boomer, stavo dicendo che cazzo di mossa è contrattacco, poi ho capito che era contatore. Sì, gli hanno cambiato il nome, non mi chiedere perché. È perché era una traduzione sbagliata, perché in inglese era counter, ok? Sì. Che ovviamente, cioè, ha senso in inglese. In italiano, siccome quando hanno dato al team di localizzazione i file dei giochi... Me lo ricordo bene dati... come si chiamava. Gliel'hanno dato in inglese e senza contesto. E quindi già, poracci, counter, diceva, sarà un contatore. Non gli hanno detto nemmeno sono mosse, sono strumenti, sono... Cazzi, non si sapeva. Però per me è contatore. Così. Anche per me è contatore. Bello anche... questo porro, se lo sfila dal culo, madonna, bello. Vieni. Beh, prima furia che ho tirato l'ho missata, te volevo far sapere che... Tra l'altro, a proposito di Pill, mi anticipi una cosa. Tu hai fatto il Poliquid Show Pokémon, sì, vero?
stai parlando con il campione del Poli Piccioli. Vedi, devo farlo anch'io contro Federic e Dario Moccia prossimamente. Ok, ok. Si può dire. È divertentissimo, è divertentissimo. È veramente molto ben... veramente molto ben organizzato. A Poli non gli puoi dire niente. Doveva essere Saidonia, forse Saidonia, non ho capito se Saidonia o Dario, non ho capito. Vabbè, insomma, uno di loro. Vabbè, che tipo di domande fa? Cioè, cosa... Allora, io ho vinto perché ho messo la legna in cascina con i versi dei Pokémon. Io devi sapere che ho questo, io sono un campione... invincibile. Io invece sono io sono scarsissimo. È tipo una cosa è quella là. Ok. Sto stronzo. E poi che genere di roba no, è? No, poi c'è tipo puzzle, enigmi, host. No, è veramente ben fatto. Ok. Perché io so un sacco di oddly specific cose. Però poi magari appunto casco sul verso di Rayon perché non lo riconosco. No, io indovinavo anche versi di quell'altro e mi incazzavo. A una certa creepy. Va bene, cioè. Verso di Venusaur. E lui non lo sa. E io ce l'avessi avuto davanti, ti giuro, l'avrei veramente mangiato vivo. Poi vabbè, se non ti viene, non ti viene. E con chi è che eri tu? Con Creepy? Con Creepy e Masseo? Sì, sì, sì. Hai battuto il nerdone di Joe Creepy. Amico mio, ma vedi, la gente pensa che io sono quello che gioca al competitivo, no? E effettivamente io gioco, porco due, ma tutte le volte tiro una mossa con questo troiaio, missa. Però, cioè, io gioco a Pokémon dal 96, li ho giocati tutti, e cioè, sono appassionato del brand, delle curiosità, delle cose, cioè, poi chiaro, sono stigmatizzato per quello del competitivo, quindi... Però io le so quelle robe lì, capito? Cioè, non è che... Oh, vabbè, certo. Ma i versi è una di quelle robe che, guarda, devi quilava, esserci quilava. Portato, Lo sai perché la mia nonna ha vissuto fino a 93 anni, quilava? Lo sai? Perché si faceva un etto di cazzi suoi tutti i giorni, pranzo e cena. Capito? Bravo. Scusa, Axel... Comunque per un fattore demografico sarebbe anche verosimile. È che non erano usciti in Italia nel 96. No, è per Dio, ho detto 96 perché stavo, no, stavo riflettendo solo sull'affermazione. È come quando si dice dal 32. Sì, un etto, ragazzi, un etto. Un etto, un bicchiere di vino rosso e un etto di cazzi tuoi. Cioè, però per un fattore demografico, anche fossero usciti nell'85, lui avrebbe potuto giocarli all'uscita. Eh sì. Peraltro, fun fact, elementari. Va bene? Eh beh, sì. E... Certo. No, beh, certo. Avevamo tutti Pokémon rosso. Quando ero piccolo io uscivano scarlatto e violetto. Pensate. Coglione. E... Il mio migliore amico aveva la mamma, che era un grande medico, che girava molto per il mondo. Va in America, compra un gioco per il figlio appena uscito. Glielo porta. Il bambino comincia a giocare un Pokémon su Game Boy con dei Pokémon che noi non avevamo mai visto. Certo. Noi ostracizziamo subito il gioco del bambino come un gioco tarocco. Cos'era, oro argento? Era un oro argento. Aveva Pokémon oro. quando giro Pokémon oro, capito? Noi disse, allora forse... Certo. Forse non era quello preso sul lungomare. Farfetch ha un livellamento assimilabile più o meno a quello di Mewtwo. Dalla prossima ci mettiamo le caramelle rare. Io bollai come falsi Reshiram e Zekrom, non sapendo che erano già ufficiali. Cazzo, un lungimirante. Avevo 10 anni quando furono annunciati, per farti capire, Reshiram e Zekrom. No, ma mi ricordo proprio sempre ancora questa immagine di noi che guardiamo, sapete, il bambino che gioca e tipo altri 12 bambini tutti intorno, di questo qui lava che tira braciere con l'animazione e i colori soprattutto, certo, di oro e argento. E noi eravamo un misto fra... Poi qui lava sembrava molto un fakemon, cioè venendo dai primi 151, vedi qui lava... Sì, sì, classic elementary moment, esatto. Bravo Farfetch, 5 orpi, t'avrei mai detto. Ah, io ti infamo.
Dai. 8 Bunner di... Sto pensando altre credenze stupide che avevo da bambino. Ero convinto che il Gyarados rosso fosse un Pokémon leggendario. Vabbè. Sì, cioè, c'aveva quell'effetto sperluccicante. No, quello sono troppo piccolo, non l'ho vissuto mio sotto il camioncino. L'ho scoperto già come leggenda metropolitana. Lui cos'è che si credeva? Io vabbè, ho battere vissuto... 100 volte la Lega. Vabbè, quello sì me lo ricordo. E tu pensa, una delle più strambe, che sicuramente tu eri già decisamente troppo grande per aver anche solo sentito, era Missing No all'antico Chateau in Diamante e Perla. Sì, no, quella non mi... da me era leggendaria. Giusto, cioè era una cosa data no, per appurata. I 100 razzi, dice Umbreon Free Downing, per far comparire l'isola Miraggio. Ah, per far... Madonna, bello. Sì, sì, sì. Raga, che cazzo mi pare a Farfetch? Mi date un po' il... Il moveset, per favore. La leggendaria mossa Splash che si diceva che a volte partiva e faceva un danno da 200. Questa non l'ho mai sentita. Però comunque sono natura neutra su Riolu. Hai in mente che dicevi ti becchi la natura merdosa? Invece è bello neutrale, così lo giochiamo mixed perfetto. Ah. Burni. Sto da catturare, attenzione, era buono. Che poi mi sa che l'ho preso io la scorsa volta, Burmi. Sì, che poi è appeso a cosa? Cioè alla barra DPS. Fa solo protezione lui. E infatti il bello anche poi, madonna, Farfetch, budello di Tuma, di tutte ste credenze è anche aria assalto al 9. Ma dici davvero? Devo arrivare al 9. È la mia Wincon. Lui è livello 9, è la mia Wincon. Quindi reggete insieme a me l'orchite e arriviamo con Farfetch al 9. E sarà proprio lunedì, Celebi, perché sono cose che poi io ho scoperto dopo. Io il bonus disc in Giappone, te non hai idea quanto l'ho cercato. Ne ho trovato uno. Ah sì? Te Axo, se vieni in Giappone perdi la testa. Perdi il cervello. Io devo... Ci vieni con me verso ottobre novembre? Io sto cercando di organizzare dei viaggi in Giappone. E io non c'ho soldi, pardon. Se c'ho i soldi, vengo. Ne vale la pena. Ho capito, ma non ce li ho proprio fisicamente. Cioè, non è un modo di dire. Ciao, cioè, da Drake! Io non ho lavorato per tipo... 7 mesi? Allora, area assalto al 9, privazione al 13. Boia! Danza spada al 25. Minchia, ragazzi, viene un drago, viene. Stacca, questo è grande lore. Sto livellando Riolu, a che punto sei te? Io ho il porro all'8. Fra 5 minuti ce l'ho al 9. Dopodiché vado in palestra con area assalto. Dovrei one shottare tutto. Okay. Apri OnlyFans, Axo. Ma allora, il mio problema è, al di là dei problemi di salute che ho avuto, che ovviamente mi hanno chiaramente frenato, ognuno... il mio problema è che sono quella persona che sembra che lo dica per farsi bello, no? A volte non lo so nemmeno quanto guadagno, non lo guardo, non mi interessa, non me ne frega veramente un cazzo. Cioè, io letteralmente sto vivendo il sogno. Cioè, per me il sogno è pagarmi l'affitto giocando ai Pokémon. Basta, questo è per me, capito? E ti fa grande onore e nessuno, penso come me, ti può capire più di tutti, perché veramente, io lo dico sempre, noi siamo dei privilegiati, io bacio in terra. A me quando mi chiedono che lavoro fai, nella mia testa penso, digli l'allenatore di Pokémon. Poi non capirebbero e gli dico altre cose. Però, di fatto è quello. Io però sono sempre il solito, e anche se sei trasferito, fai video in cameretta. Quindi io... Nella mia testa ti capisco assolutamente, però puoi allo stesso tempo, cioè l'uno non esclude l'altro. No, esatto, se, puoi allora, fare la nel cosa momento in con cui... passione, anche magari permettendoti con un po' di organizzazione ma sono e cultura del lavoro, ma infatti... magari fare sì che guarda, tu possa io... autoinvestire sui tuoi progetti, come faccio io. Io non devo più chiedere niente a nessuno, è meravigliosa questa cosa. Nei momenti in cui sono stato
in grado di fare le cose per bene anche senza pensare ai soldi, chiaramente guadagni di conseguenza se vai bene, anche se non ci pensi, perché è una diretta conseguenza. Se vai bene, se fai i numeri, guadagni, cioè è ovvio. Semplicemente dicevo, appunto, non è una cosa di cui, cioè, non me ne preoccupo, non lo metto al primo posto, per cui, capito, per me lavorare bene deve partire dal voglio lavorare bene, voglio fare questo, certo, voglio fare quest'altro. I soldi non saranno mai la motivazione sufficiente per dire ah, voglio fare questo, questo e quest'altro, perché questo mi fa guadagnare X, quest'altro mi fa guadagnare Y, eccetera, cioè, capito? No, ma fatti dare un consiglio veramente da uno che ti conosce e del tuo settore specifico proprio, no? Ovviamente deve essere la passione che ti muove, ma non c'è niente di male, non esclude, anzi, proprio perché lo fai per passione. Sì, sì, ma io non sto demonizzando, infatti, la possibilità di guadagnare. Ma sto dicendo semplicemente. Cioè, sono felice sia che guadagno sia che non guadagno. Questo è quello che stavo dicendo, chiaro, semplicemente. Aspetta, perché è appena arrivata una signorina con un sacchetto di patatine in mano. Cosa? No, cosa sono? Noci? No. Fave snack. Mi stai offrendo delle fave, amore? Te, come dire di no? Cioè, tutto content questo, Grazie. Ah, l'hai trovate le fave allora, adesso lunga? Un semiapi. A posto, mi infama anche lei. Perfetto. Vabbè, io piglio schiaffi a tutti, capito? Buone le fave, ragazzi. Buone. C'hanno all'est lunga, queste... Punto esclamativo S lunga, ragazzi, nuovo sponsor. Al 15 Rioli un parapalmo forza, ma io non ce lo posso portare al 15, ragazzi. Ci abbiamo il K al 12. C'hanno queste fave schiacciate, salate, sono tipo patatine, no? Buonissime. Lo sto portando al 12, nonostante io abbia 3 Pokémon super efficaci con la palestra, perché Vivillon comunque tanca abbastanza e voglio avere un pivot qualora mi trovassi in situazioni di statistiche calate e roba del genere. E Riolu può fare bene da pivot in questa situazione. Axon mi ha cagato sulle fave. Non mi fanno cagare le fave. Ma qui sono non capisci nulla. Può essere, però non mi piacciono. Io ci sono quasi, Mi mancano, penso, 1-2 selvatici. Sì, io lo porto adesso al 10, al 9, ti è almeno. Oddio, non mi ricordo se Vivillon una raffica. Poi dipende se il mio porro ha voglia di ittare furia, ecco. Certo. Fave e salame. Mai mangiate fave e salame? Da noi usa fave e baccellone, che è un formaggio. Ah, ma dobbiamo prendere i pattini ancora. No, pensavo dobbiamo prendere il baccellone. Cos'è un baccellone? È un formaggio. In questo contesto non l'avrei mai detto, sembrava un vegetale. E in altri contesti? Un enorme apparato riproduttivo, va bene? Ho capito. Le caramelle dalla prossima, bimbi. Qui non si poteva perché si cominciava il salvataggio. E poi guardate che bellezza, un po' di cazzo di sana lentezza. In un mondo dove TikTok ci ha abbassato l'attenzione media, un po' di cazzo di sana lentezza di chiacchiere, grazie a questi momenti, tra virgolette, morti, ci siamo potuti permettere di condividere con voi delle riflessioni sui testicoli sotto le ascelle, sul lavorare con passione, sulle fave dell'S lunga. Cioè, mi sembra una live meravigliosa. Lei che ne pensa, signor Axon? Mi sembra una paraculata, però vabbè. Io ero serio. Abbiamo parlato di metagame, di Insino, cioè. Ah, quello, certo, interessante, chiaro. Si può fare anche senza spaccarsi i coglioni nel mentre, però, cioè, sono d'accordo comunque. Guarda, alla io... fine... Per me è il live più rilassante della settimana, per te. Livello 9. Ma già, figa, cioè, te passi le tue live a farti venire la vena sul collo grossa così. Sì, io ho proprio il meme, cioè... sai? Io gli tolgo furia a questo coglione, veramente. Turbo Sabbia la lascio, perché è la classica scam move che mi fa comodo. Senti, ma secondo te lo posso livellare in palestra ora che ho il 9 aria assalto? Sì, a voglia. Quindi, vamos. Sì, io sto battendo la tizia che ti dà i pattini che devi fare dinanzi la palestra. Dinanzi. Che Annanzi. Poi peraltro è quella che ci avrà Lucario, lei, No, non è Ornella. Non è Ornella? No, è una pattinatrice a caso. Oh. Che
Io pensavo mi ha fatto fosse... venire il dubbio, ma mi pare proprio. Pensavo di fosse no. Ornella. Io. Ma ora mi hai messo il dubbio. No, non è Ornella. Hai ragione. È una bimba. Stupati. Orsola. Purtroppo i ragazzi di oggi non riescono ad apprezzare giocare normale. Sì, mi identifico nei ragazzi di oggi. Aire assalto. Ecco, ora abbiamo una mossa, se Dio vuole, stab. Per un'animazione, peraltro, meravigliosa. Beh, è migliorata, sì, rispetto allo sì, squarcetto. Proprio lei che alle una volta era assalto. Oh, oh, quando cambia l'inquadratura dell'infermiera Joy, ogni volta mi... Cosa pensi che ti dia? Che c'hai Poherus, che hai contratto Poherus al terzo stadio, cosa dice? No, no, è solo molto figo che non abbia sempre la stessa inquadratura quando curi Pokémon. Vero, quello è vero. Ursula von der Leyen, ragazzi. L'hai detto tu stesso nello scorso episodio, non so se ricordate. No, no, questa cosa cioè, non era una tua battuta che è stata riciclata. No, non mi sembra. Ti aspetto all'interno della palestra. Cosa fai, Mia? Aspetto. Arrivo. Cioè, volevo dire... Arrivo. Vabbè, ormai proprio... Abbiamo proprio... Dere. Axio, però devi battere la palestra con il cosplay, eh? Va bene. No, dai, l'ho buttata. Se vuoi mi... No, si è portato via il vestito da Kissara, Daniele. Peraltro, spoiler ai ragazzi, diciamo che comincerà la 5v5 già con grande... Cioè, proprio il primo minuto di 5v5... Non saremo proprio normali, ecco. Sono dentro la palestra. Sì, io stavo guardando quale dei miei Pokémon menasse più forte. Verosimilmente è Fennekin, ma credo che Vivillon abbia decisamente più difesa speciale che difesa fisica. Boh. Allora. Primo allenatore, aria assalto e via. Ok, posso portarli al level cap con gli allenatori. Quando parte la 5v5 dove partire? A maggio? Non lo maggio, so. Maggio. Sì, sì. Ma cazzo, ma sono al 10, sti sudici. Boh! Che sacca pigna che tira! E poi era assalto! Non può missare, Axo, ci pensi! È vero! Hai detto come Allegri. È vero! ogni tanto si impossessa di me il demone di Livorno. Grande io Allegri, con beccata faccio. Lo sai che io Allegri modesti. Lo beccai al ristorante via Livorno, in un ristorante peraltro che non è un ristorante, cioè da noi usano i tortai, sono tipo pizza e torta, va bene? Sì, ho capito. E lo beccai. Ma che culo. No, ma serenamente, che lui era in una saletta piccolina, tutti appicciati a mangiare la sua torta. Nessuno che gli rompeva i coglioni col telefono, è finito di mangiare, uscì, poi quando uscì due o tre persone si avvicinavano per una foto, lui tranquillamente chiese, ma lui lì è, infatti viene a Livorno proprio come di per riposare il cervello quando l'estate. Certo, incredibile. E l'hai fatta la foto con Allegri? No, perché io non sono uno di quelli, quando trovo quello famoso, oh, la foto. No, neanch'io, però con Allegri l'avrei fatta. Cioè, no, ma poi con lui ci ho parlato, l'ho incontrato, l'ho beccato anche a Coverciano. Incredibile. Ma io lo rispetto tantissimo, vero? No, ma anch'io, io ho sempre rispettato Mister Allegri. Poi sportivamente può piacere o meno, io però l'ho sempre rispettato molto come persona. Cioè, come gli puoi dire quello che vuoi, ma poi vai a vedere i risultati che porta a casa. Io ho sempre detto. Poi, sono tre gli allenatori qui? Sì, mi pare di sì. Chiaro che. Perché di sti tempi. Occhio, che di sti tempi è pericoloso dire anche solo una parola positiva su Massimiliano Allegri e io non voglio essere linciato. Però io l'ho sempre rispettato e comunque, anche se a me la Juve non è mai stata simpatica. La Juve di Allegri era forte. Io sono vissuto a Firenze, forte. Quindi dove a Livorno, certo. È Pisa merda e a Firenze è Juve merda, quindi cioè. Certo, chiaro, comprensibile. Guarda, sto con una fiorentina, va bene? Pronti? Amore! Sì. Puoi venirmi un attimo? Abbiamo bisogno di te.
esperimento sociologico. Juve? Posto. Che vi ho detto, ragazzi? Già nemmeno pensavo un attimo. Quindi salutiamo gli amici della Juve. Da domani avrò 1300 abbonati. No, no, ma si vuole bene a tutti. Per l'amor del cielo, è solo content. Però figurati, a Firenze è così, non ci fa nulla. Ci fa nulla, ragazzi. Bene, infatti io ti dirò, invece, per fare il solito ruffiano e compiacere i nostri amici della Juve, io le due finali perse della Juve a posteriori mi dispiace. No, ma io vada bene, non le gufo, eh. Cioè... No, io ogni tanto sì, devo ammettere di averlo fatto, però... Diciamo, non mi sono strappato i capelli che il City abbia battuto. No! Sono un coglione! Eccoci. Mi sono distratto, stavamo parlando, va bene, grazie Tazio, grazie Cassi, vabbè, grazie ragazzi. Cerco di non usarlo. Oh, ma raga, ma sti cazzi, è un level, dai, ma che te ne frega, vai. Ma che ne sai che ho preso quei 3 punti in più che mi fanno resistere a un HP? Ma ce ne importa una sega. Senti, io ce l'ho 10, 10, 12, sarà sufficiente? Sì, io ce li ho 13, 11, 12, quindi compenso con il livello in meno di Allora, fantasy, il primo è... Senti, fa una cosa, vai avanti te. Il primo è scarso. Puoi cercare di non far morire i Pokémon miei forti? Sì. Treno dorato, ragazzi, abbiamo il treno Cappadoro dorato? Che cos'è? No, una volta ogni 1000 anni arriva il treno dorato. Grazie Cassi che ne regala un altro, però non parte Cassi se sei tu stesso che hai già contribuito. Ci vuole un terzo per fare messa treno dorato, ci vogliono 3 sacerdoti. Conveniva sì mettere Pidgey, c'ha Surskit. C'ha Surskit primo? Sì. Ma Surskit non è acqua? Sì. No, è solo bug. No? Mi sembra, non mi ricordo. No, credo sia acqua. Maurone, regala un abbonamento. È partito il treno K dorato, ragazzi. Guarda che bellezza, Axo. È rarissimo. Bellissimo. Grazie, Matteo Lombardo. Axo, ti va di lusso, Ti va veramente di lusso. Grazie, Pozzo. Grazie, Legio. Siete dei tesori, ragazzi. Grazie, grazie, grazie. Dai, Motions dorate. Non so. Comunque è acqua. Che cazzata, come ho fatto a dimenticarmi che era Surskit? Ero convinto fosse tipo Spiupa. Sono un idiota. Spiupa. Vabbè, Spiupa. Finché fa doccia a scudo va tutto bene. Spiupa. Spiupa. Ovvio, io ce l'ho fatta ad arrivare. Inutile che salvi, tanto se perdo sono nel culo. Tullo, Schippante. Ah, che ne regalate una a testa, ragazzi, si fa 4000 abbonamenti qui, Cioè, voglio dire... Ed è subito Saidonia. Ciao Legio. Grazie Pezzo. Grazie, sei dei tesori. Guardali bellini. Pilli. Cosa gli dici, no, agli minuti di gente così? Cosa gli dici? Grazie, suppongo. Cosa cioè, vuoi dire? Grazie non basta. Ma no, perché vedi, non è la pecunia, è quello che il gesto, che implica un esborso di pecunia, rappresenta. Cioè, capito? Cioè, ma certo, dover tirare fuori il grano è quella barriera che non fai per tutti, no? E quindi io apprezzo. Certo. Grazie, ragazzi. A me, infatti, mette fortemente a disagio. A volte. No, io, perché infatti... Perché ti senti in difetto. Io penso di essere l'unico e alle volte quando regalano 10 abbonamenti gli fa calma, ragazzi. Invece c'è gente che fa... Comunque... No, io tendenzialmente io vado, sono così. Vado, perché ho un po' di timore di questa battaglia. Io sto andando. Sì, Micio, è a random l'abbonamento regalato. Penso abbiano più chance se sei in... Ma ha fatto una foto questa, che vuole? E mi schedula? Non ho firmato la privacy, non ho accettato i cookies di Violetta, io... Allora, Surskit. Senti che hit. Poi il treno Cappadorato è proprio figo. Sei mancato, però. Sium! Boom! Shot out Surskit. È il livello 11. Ti vedo in difficoltà. Stai vincendo, vero?
sì, sto solo cercando di... Grazie, di, Fang, di grazie, capire. Ragazzi. Vivillion. Madonna, vieni via, ti scoppio. Ti scoppio, Cristo e Sebigno. Grazie, livello 3, grazie, ragazzi. Sul capo palestra. Ok, 50% gli si fa. Porro so magna a colazione, Vivillion. Sei! Attenzione! Qua rischiavo di morire da assillo io. Contro però sé, per fortuna godo, l'ho battuto, battuto. E non ho usato fletching. E non ho usato fletching. E io non ho usato ago. Ho usato porro. Buono, fatta Deathless, via. L'area assalto livello 9, ragazzi. Ti hai trovato Riolu. Ma se trovavo Riolu io per dirti era un macello. Beh, certo. Violetta. Scusami, Axo. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile. Posto fatta. Ok. Sì, ragazzi, sarà su YouTube, ricaricata sul canale Francesco Pardini Live e editata su Axo Archivio. Così avete le due versioni sia da me che da lui. Per gli zoomer come me c'è la versione corta tagliata col gameplay di Subway Surfers di lato, per i boomer di Pardini c'è la versione integrale completa da 2 ore e mezza. Perfetto, potete vederli serenamente tutti e due. Grande da Drakes. Da Drake che sta lavorando anche alle nostre grafiche qua del canale e sta facendo della roba. Io l'ho vista, è bella. Sta facendo della roba. Te l'ha già fatta vedere a te? Vedrete, vedrete, vedrete. Sì, sì. Beh, vedrai, lo pago io. L'avrà fatta vedere. Grazie, pezzo. Che regalo, un abbonamento a Da Drake. Raga, tutti giusto. Quelli che hanno subito un abbonamento. Subito, sembra un giusto. Che hanno avuto, ricevuto un abbonamento. Punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord. E potete entrare nel gruppo Telegram, server Discord. Peraltro nel server Discord ci sono delle reward allucinanti. Perché avete 3 volte a settimana, lunedì, martedì e mercoledì, dalle 21.30 alle 23.30, lo sportello competitivo. Quindi dei ragazzi che vi aiutano a muovere i primi passi, a buildare, a giocare, anche banalmente a giocare in compagnia. Avete tutti i team, avete la ladder best of 3 con classifica. Lo sportello competitivo. Come? Lo sporcello competitivo. Lo sportello, sportello, che hai capito? Cosa sta dicendo questo? Ma quanto è bella la trombetta che si allunga, cioè... Dillo ora, perché fra 30-40 anni non lo dici più, Axo. Bene. Bene, ci fermiamo qui, direi. Io ho salvato il gioco. Dai, facciamo un altro poino. Dai. Io dovrei andare a cena, Pardo. Ceni 15 minuti dopo. Ma cioè, vuoi far aspettare la povera signora Schiumerini? Dai, 10 minuti, 15 minuti, mi sto divertendo un boato. Ma cosa fa? Va bene, per carità, non è un problema. Andiamo, 10 minuti extra se li meritano. Ma dove andiamo? Ragazzi. Non lo so, dove bisogna andare? Allora, dobbiamo andare in direzione Mette pattini? Con lo stick analogico. Mica sarai uno di quelle bestie che gioca con la tastiera. No, ok, ma nel senso li devo mettere come... No, automaticamente se te usi per muoverti lo stick analogico anziché i pulsanti direzionali, mette i pattini. Fanculo. Ah, però ce l'ho sbagliato. Niente. Niente. Dai, possiamo fare 7 palle in 10 minuti, no? Io mi sto divertendo. Beh, io l'altro giorno ho dovuto speedrunnare Pokémon Perla perché... Condividi esperienza, malissimo. Mi servivano i Pokémon esclusivi di Perla per completare il Pokédex di Art Gold. Non so se lo sai, ma io l'altro giorno ho messo la 5ª stella, ultima sulla scheda allenatore di Art Gold, l'ho platinato. Lo so, io ti seguo, eh. Ah, ok. Vabbè, magari non lo sapevi. Cioè, che ho so, letto. Cioè, è un attimo. Dottore, un attimo, che cazzo perderlo. Fai, dottore? E il dottor Stella mi salva il portafogli. Ecco, vedi, e questi sono quei momenti che ti dico prima. Anche perché se vai a vedere il dottore ha regalato soltanto 2345 abbonamenti nella sua vita. Ah, ho capito. Sì, quindi, Dottor Stars, lei mi è CEO di PayPal, immagino. No, dottore, ci voglio tanto bene al dottore. Poi siamo anche diventati amici, siamo stati in Giappone insieme, quindi... È come riceve soldi da un amico, mi gira coglione.
Grazie, me lo ricordo dottore. Sempre in live il dottor Stars, tutte le volte che sono venuto ospite, grandissimo. Non se ne perde una al nostro doc, tranne quando c'ha da donnine, ma non è stasera la serata. Senti, percorso 4 si fa la... Ah, il dottore elargisce sub anche alle donnine. Dottore, dottore, che è grande. Agisce lacci mustatici, sub, amore, dottore, dottore unico nel suo genere. Detto questo, amico mio, qui è una cattura? A nord? A nord... Percorso 4. A nord, Novartopoli, sì. Percorso 4, viale Parterre. Vado? Beo. Ragazzi, tutte le volte scrive Beo in chat, dovete scrivere Beo. Dovete proprio devastarlo. Quindi vado? Cattura? Aspetta che sto arrivando. T'aspetto. Allora, grazie, qua si doc. Può fare nei fiori che c'è Flabebè. E non ricordo se altri oppure nell'erba. Non lo ah, so. Ah no, scherzo, non c'è erba, ci grazie, sono solo Dave fiori. Star, dal dottor Star, Dave Star. Quindi si va di Flabebè? Sì, non c'è solo Flabebè. Vabbè, ormai mi ha trovato. Vai, andiamo, vai, via. Lediba. No, ragazzi, mi ammazzo. Lediba, auguri. Badiou, che già è meglio. Budiulo. No, Badiou mi sta... Ecco, Badiou mi sta veramente sulle palle. Però Lediba, ragazzi, ma io posso fare una squadra di bug, ma poi, cioè, sarà meglio di Lediba, Badiou. Nel senso, cioè, Roserade è meglio di Lediba. Posso, sì, è un altro che si evolve per amicizia, te lo vorrei dire. Sì, lo so, l'ho notato. E cosa faccio? Lo catturi. È pur sempre un sacco da box in più da mandare in campo. Cioè, se serve fare pivoting, il sacco da box lo mandi, lo fai schiattare. Vabbè, e hai free switch in. Dico allora Ago di pungere. Ago, ragazzi, sta avvelenando sempre. Sempre. Me ne ero lamentato. Ciao, Mara. Mara. Ciao, Mara. Il neo coach di Tekken di Frozen, peraltro. Ciao, Xeon. Avvelenago, ragazzi. Che poi Lady non ha tipo Iron Fist come abilità. Che fa straridere, visto che ha tipo, cioè, pugnettini. Un cazzo di attacco. Sì, ma poi un cazzo di attacco, cioè. Beh, io sono ufficialmente un pigliamosche, c'è poco da fare. Sì, sì. Io sono l'alleva Pokémon, quello che c'ha tutti i baby. Ok, preso Lediba. Che nomi? Quindi abbiamo un Lediba e un Budiu. Sì. Prego. Ah, c'era solo nelle Acrom Iron Fist. Ok. Quindi? Chat, è il vostro momento. Dicono pugnetti e Budiulo. Edu Pugnetta. Sarebbe meraviglioso, ragazzi. Edu Pugna. Bello, Edu Vai, Pugna. Vai, perfetto. Io Pugna. Io sono Budiul scritto in maniera insospettabile, così. Senza l'H, senza apostrofi, solo Budiul. Ah, allora se tu è Budiul e il mio è Ulo. No, perché è Budiul con la L alla fine. No, il tuo è Edu Pugna, secondo me ci no, sta. Scusa, tanto no, devono essere linkati. Ti hai messo Budiul? Sì. Vabbè, allora è mio Edu Pugna, vabbè. Ma tanto ce li ricordiamo, figurati. Ci sta, è giusto. Raga, io è venuta la live che volevo, cioè bella relaxing. Te ti sei divertito o ti sei spallato? No, io mi sono divertito. Ma io, guarda, cioè, penso che fare le cose così lentamente, senza le caramelle, non sia ovviamente noioso per chi lo deve fare, ma al massimo io mi preoccupo di chi lo guarda. Però se alla gente poi, ragazzi, se la gente poi si diverte, va bene lo stesso. Possiamo concludere, secondo me, qui la live. Perché quando si dice che c'è qualcosa di non scritto nei Pokémon, grazie nel mente a Pietro Sticazzi, Alessandro, grazie mille. L'abilità di Edo Pugna la lascio leggere al nostro Axo. Sveglia lampo? Ah! Il mio è più velocità, meno difesa, con alterna cura. Il mio è modesto, dovrebbe essere fisio, vabbè. Beh, forse Bug so. Buzz e hai rasoio ce le hai. Sì, sarà già morto Edu Pugna, beh.
era già stato buttato nell'indifferenziata con sgarbo. Va bene, bambini. Va bene, io vi ringrazio. Vado a dormire che ho sonno io, ragazzi. Dai, ci vediamo poi. Grazie, Francesco, mio. Guarda cosa ho trovato. Francesco mi ci ama nemmeno mia madre. E per me l'ho fatto per la gag, come quando chiamo Federico Frozen. Ok. Guarda, ti piace il dildone di Snorlax? Meraviglioso. La bambola c'ha il buco sotto. Meraviglioso. Vabbè, so che ne potrei fare un grande uso. Come l'hai gonfiata, vorrei sapere. Va bene, va bene. Signori, se vi è piaciuto, trovate un recap su Axe Archivio o l'integrale nei nostri VOD se siete abbonati o su Francesco Padini Live. Noi ci vediamo venerdì prossimo, forse alle ore 14. Forse, se Axe. No, non è vero, sveglia. Adesso è partito il mio Redemption Arc. Adesso è partito il Redemption Arc. Va bene, comunque. Cioè, pardon, ho fatto due video in 3 settimane. Record mondiale. No, chi l'avrebbe mai detto? Pazzesco. Record mondiale. Un bacio, ciao ragazzi. Ciao grazie a tutti. Grazie di essere stati con noi. Ciao.